buongiorno a tutti e buona Pasqua da Federico Lanella. Bentornati alla palestra di Nosedo in via Foletti a Massagno, dove tra poco avremo la prima palla 2 di questa terza giornata di Youth International Tournament targato San Massagno. Terza giornata dunque, si è già giocato nella giornata di venerdì e di sabato. Invece oggi, nel giorno di Pasqua, arriveranno le prime partite decisive, a cominciare da quella a cui assisteremo tra poco, valida per il primo posto per quanto riguarda la categoria Under 16 all'interno del gruppo B. Se la vedranno l'una contro l'altra, due squadre ancora imbattute, la nazionale svizzera da una parte con i 5 titolari che vedete già in campo, invece deve ancora schierare il proprio quintetto, la orangera Claypeda, che proverà ad impensierire quantomeno la nazionale svizzera, che per ora ha sì un percorso netto come la Lituania, ma con una differenza punti ben superiore, 80 punti nelle due partite giocate di differenza totale, mentre invece l'orangera anch'essa 4 punti ma con solamente 21 punti di differenza rispetto alle squadre battute. Entrambe le squadre hanno giocato contro Reyer Venezia e Niners di Chemnitz, la prima squadra italiana, la seconda invece squadra tedesca. Per l'Orangera Claypeda la vittoria contro i Niners, contro la Niners Academy, è arrivata per 65-52, mentre invece contro la Reyer Venezia 59-51, dunque vittorie di misura. E invece la nazionale svizzera ha battuto la Reyer Venezia 88-53 e la Niners Academy 86-41. Nel frattempo parte il cronometro per questa prima partita di giornata tra Swiss National Team e Orangera Claypeda. Primo possesso per la squadra allenata da coach Contre. Vedremo se riuscirà subito a muovere il punteggio. Non ci riesce, il balzo è per Claypeda, che scende in campo con Afanasievas, che recupera il rimbalzo e poi serve il pallone a Malinauskas con il numero 1. Il numero 99 invece è Makur, ed insieme a loro completano il quintetto il numero 33 Kakta, ed infine, se non vado errato, c'è anche il doppio 0 Povilaitis. Dunque sono questi i 5 scelti dal coach lituano, più precisamente dal coach Ubartas, per iniziare la partita. Arriva anche il primo canestro sul secondo possesso grazie al rimbalzo offensivo per il Claypeda, che qui cerca di andare a commettere fallo per evitare il contropiede. Alla fine il fallo arriva, ma su tiro, primo fallo della partita per Kakta, che dunque manda il Lunetta pari a con il numero 19, uno dei migliori in questo torneo in generale, ovviamente quindi anche della propria squadra. Ora in Lunetta per provare a muovere il punteggio. Sbaglia il primo tiro libero pari a per la selezione rosso crociata, insieme a lui in campo ci sono Pocara con il numero 17, insieme a Chiemezin numero 36, il numero 55 invece è Turatti. Attacca ora Claypeda e lo fa con Afanasievas, che si mette spalle a canestro per provare ad attaccare la difesa svizzera, ma rischia di perdere il pallone che poi viene recuperato da un compagno. C'è spazio per il tiro da tre punti, la specialità della casa lituana. A segno Kakta subito da tre punti, parziale di 5-1 favorevole all'Orangera, forse a sorpresa in questo avvio di partita. Con la principale favorita e candidata alla vittoria finale, la squadra svizzera, che ha sempre vinto con un largo vantaggio fino a questo momento, ma per ora è costretta ad inseguire in questo inizio di partita. C'è anche il fallo, il primo fallo di Kokara, con il primo fallo per la nazionale svizzera, primo fallo di squadra, che va a fermare un possibile contropiede per la squadra lituana, che ripartirà con la rimessa dal lato di nella metà campo difensiva. 6-18 sul cronometro, entrambe le squadre hanno già speso un fallo. Mantiene il palleggio Malinauskas, poi
ancora Cacta, un altro scarico per un altro tiro da tre punti, un altro centro per Claypeda, caldissima la squadra di coach Ubartas in questo avvio di partita. Paria prova a fare tutto da solo e trova ancora una volta il fallo andando in penetrazione, rimane a terra Paria, ma sembra essere tutto a posto. Fortunatamente è pronto ad andare subito in lunetta per altri due tiri liberi, uno su due per lui per il momento. L'unico punto della nazionale svizzera è arrivato dalle sue mani e dalla lunetta, vedremo se ne arriveranno altri in questa occasione. Secondo fallo per l'Orangera che conduce 8-1. Già due i bersagli colpiti dalla lunga distanza per l'Orangera Claypeda. Sbaglia Paria e si rammarica ovviamente dopo questo doppio errore dalla lunetta che lascia la propria squadra ancora ad una sola, ad un solo punto segnato. Può attaccare in palleggio di Malinauskas, altro tiro da tre punti per la Lituania, qualcosa da rivedere per quanto riguarda la difesa sul perimetro per la nazionale svizzera che poi con Turati recupera questo pallone e si rilancia in attacco. Qui non arriva il fallo sul palleggio di Kokara, allora riparte a sua volta l'Orangera. Lo scarico per Afanasievas, altro tiro da tre punti, enorme mole di tiri in pochi minuti fino ad ora di partita. Altro tiro da tre punti e altro errore, adesso inizia a sporcare le percentuali l'Orangera Claypeda, che però recupera il pallone nei pressi del cerchio di centrocampo con Cacta. Poi sotto canestro Afanasievas trova altri due punti che costringono la nazionale svizzera al time out. Situazione nuova, novità sul campo della Nosedo. Squadra, la nazionale svizzera deve inseguire 10-1, ora 9 lunghezza, dividere le due squadre, 3 possessi pieni, minuto di sospensione obbligato per la panchina. Forse nati in questo avvio di partita per l'Orangera Claypeda, che prende di sorpresa la nazionale svizzera e piazza un parziale già importante. Arrivati in questo momento della partita, in realtà è appena iniziata, sono già tre in possesso che dividono la selezione lituana dalla nazionale svizzera. Si torna a giocare possesso ripartendo dalla propria metà campo difensiva per la Svizzera con Kokara in palleggio. Ora Paria ritorna da Kokara, continuano a scambiare i due, rimane libero Paria, sbaglia e poi però segue bene il rimbalzo che termina lungo proprio nelle sue mani, mentre arriva un altro fallo sul palleggio di Kokara. È il terzo già per Orangera, che ora deve iniziare a fare attenzione. Rimessa dal lato per la Svizzera. Sbaglia qui Kokara, prende un tiro senza ritmo da tre punti e va ben lontano dal bersaglio grosso. Poi altro contropiede per Orangera che non si ferma, arrivano altri punti dalle mani di Cacta che dopo aver colpito da tre colpisce anche da due, 13-1. Dopo che è stato sistemato leggermente il punteggio, erano 10 punti di vantaggio per l'Orangera, diventano 12, ma ora arriva il canestro che si sblocca anche con il primo tentativo dal campo mandato a bersaglio. In questo caso è arrivato da Rittauser. Malinauskas prova a mettere in seria difficoltà con il palleggio proprio Rittauser, che non può fare altro che commettere un fallo contro la rapidità di Malinauskas che va in lunetta. Tanti giocatori classe 2009 nel roster
dell'Orangera. Malinauskas è uno di questi, ora in lunetta con due tiri liberi a sua disposizione. Due su due per lui. Continua l'ottimo momento per l'Orangera. I primi cambi, primo cambio per la nazionale svizzera con Miodrag Dimic, che fa il suo ingresso in campo per la prima volta questa mattina, mentre ritorna sul più 10, vantaggio in doppia cifra per l'Orangera. Ora c'è Kerezin in cabina di regia, primo pallone gestito da Dimic, che lo vede scivolare dalle sue mani, non contentissimo, mettiamola così, coach con tre. Palla che termina fuori e palla persa per la Svizzera, con Paria che lotta per il possesso di questo pallone, ma alla fine finisce per regalarlo nuovamente a Malinauskas, che aspetta l'arrivo di Afanasievas, poi si va dalla parte opposta e arrivano i primi punti anche per Povilaitis. Rithauser prova ad attaccare contro Povilaitis, costretto a spendere un fallo, il quarto per l'Orangera, già in bonus la nazionale svizzera. Questa è una delle poche notizie in questo avvio di partita per i rossocrociati per questa mattina, in campo con la divisa blu. Rithauser già in diretta, già manda a segno il primo di tiri liberi a sua disposizione. Ancora nessun cambio per coach Ubartas sulla panchina dell'Orangera. In campo gli stessi 5 che hanno iniziato il match. Curva. Poi va da Afanasievas, spalla a canestro, costretto a viaggiare, ritorna da Malinauskas. Attacca, c'è il blocco di Afanasievas. Malinauskas costretto a ribaltare l'altro per Kakta. Segue di blocchi sul perimetro, lo spazio lo trova Afanasievas per andare fino in fondo, ci prova 2-3 volte con i rimbalzi offensivi dopo i suoi stessi errori. Sbaglia lui, sbaglia Malinauskas da lontano, non di poco, ma arriva il fallo questa volta della difesa, il fallo di Maria. Anzi, il fallo è in attacco, giudicato falloso il contatto di Afanasievas con lo stesso Paria, ma è fallo in attacco e dunque non fallo della difesa. Già costretti gli arbitri a richiamare la panchina dell'Orangera con coach Ubartas, che evidentemente ha esagerato un po' con le proteste in questo avvio di partita. 16-5, situazione più che favorevole alla nazionale svizzera. Si tratta già di bonus e dunque si torna dalla parte opposta del campo per i due tiri liberi. Sbaglia prima Povilaitis, ma poi a correggere, a seguire molto bene è Makur, che dopo l'errore del compagno trova altri due punti, 18-6. Ottima la produzione offensiva lituana questi primi 5 minuti di partita, ricordiamo 4 quarti da 8 minuti, questo il quanto prevede il regolamento del torneo internazionale giovanile della SAM. Si riparte ancora una volta con la rimessa dal fondo dell'Orangera. Malinauskas come sempre in cabina di regia e come sempre costretto a diventare i conti con l'ottima pressione portata da Leo Paria. Malinauskas, ottimo uso del volante, che poi finisce per fare tunnel al suo stesso compagno. Con questo passaggio si stanca molto, costretto a lavorare tanto in palleggio e poi alla fine sbaglia, poca lucidità.
messa in questo passaggio di indirizzo di Kakta, che non riesce a controllare, palla fuori e possibilità ora per la Svizzera di rientrare nel punteggio. Sotto canestro che segna. Sospensione, non trova il canestro ma trova il fallo della difesa, terzo fallo per la nazionale svizzera e altra gita in lunetta anche per l'orangera. Fallo di Dimic, si tratta del primo personale per lui. 2:23 sul cronometro, nuovamente più 10, possibilità di andare sul più 11 per l'orangera, che sta letteralmente controllando questo primo quarto. 2 su 2 per Kakta. Ora Chierezin. Difesa zona 2-3 per l'orangera, che si gioca questa carta contro la nazionale svizzera. Già qualche possesso in realtà che la vediamo all'opera. Rithauser attacca dal palleggio Kakta, che cerca di rubargli il pallone. Va in fallo, ma c'è il canestro di Rithauser. Arriva in doppia cifra per quanto riguarda i punti segnati da nazionale svizzera. Prova a cambiare qualcosa, ma riesce con i propri palleggiatori, la squadra lituana, ad arrivare con una certa facilità dalla parte opposta nonostante il pressing. Il rimbalzo è di Pankur, consegnato per Malinauskas, la spara da tre punti ancora una volta, l'ultimo a toccare Dimic. Sono dello stesso parere anche gli arbitri, che lasciano il possesso all'orangera. 14 secondi sul cronometro e palla affidata a Kakta per questa rimessa, classico treno lituano per rimettere il pallone in gioco, che sbaglia però Kakta e regala il pallone a Rithauser, che si lancia in contropiede, può andare fino in fondo, arriva il fallo speso da Bakur. In realtà viene assegnato a Povilaitis, erano entrambi su Rithauser, probabilmente un fallo è arrivato sia da una parte che dall'altra, alla fine gli arbitri decidono di assegnarlo a Povilaitis. Ciubartas, mentre segna il primo tiro libero Rithauser. Doppio cambio per la panchina lituana. 2 su 2 per Rithauser, tornano in panchina Kakta e Povilaitis. Al loro posto entrano con il numero 77 Zavitis e con il numero 88 Zaliapugas. Pronto a rimettere il pallone in gioco proprio Zavitis. Con Pariac e Pressa deve portare qualche uomo in più l'orangera. La Svizzera si gioca la carta del pressing a tutto campo per recuperare. Time out chiamato intelligentemente da coach Ubartas per schiarire le idee dei giocatori in merito a quanto si possa fare per battere questo pressing asfissiante da parte della Svizzera. 20-13, time out e altra breve pausa qui dalla Svizzera. Si ritorna in campo, ci avviciniamo al termine di questo primo quarto, 1 minuto e 37 da giocare, pronta ad un'altra rimessa dal fondo, solita pressione da parte della nazionale svizzera, pronto alla rimessa Afanasievas, che serve Zaliapugas, raddoppiato nell'angolo, inizia a dare gli effetti sperati il pressing della Svizzera, tutti gli uomini all'interno della metà campo offensiva.
costretta a lavorare ora molto la squadra lituana. Zaliapukas, altro raddoppio e altra palla persa con gli 8 secondi che non bastano all'Orangera per superare la metà campo. Intensità clamorosa quella dimostrata dalla nazionale svizzera, che ora sembra essere rientrata in campo con un piglio totalmente diverso e adesso inizia a farsi più difficile per l'Orangera, che comunque è in vantaggio 20-15 dopo un primo quarto che ha meritato di vedere i lituani in vantaggio. Rithauser, linea di fondo, chiuso, giro palla sul perimetro dopo lo scarico con la palla che termina Kerezin, si prende il tiro da tre punti ma lo sbaglia, allora può ripartire Malinauskas. Serie di palleggi in mezzo alle gambe, decide il da farsi su di lui, si paria Malinauskas, va da Zalidis che poi cerca di andare in posto da Fanasivas che subisce qui il fallo. È solamente il quarto per la selezione rosso crociata, dunque ancora non si va in lunetta, ma in ogni caso lo si farà dalla prossima azione. Entrambe le squadre adesso in bonus, altri cambi sulla panchina lituana, ma ci sono dei cambi anche in quella svizzera. Va a sedersi Kerezin, rientra Dario Kokara, mentre invece è entrato Navikas con il numero 22 per l'Orangera. 53 secondi e 9 decimi, praticamente 54 i secondi che separano le due squadre dalla fine di questo primo quarto. Si riparte con la rimessa dal fondo, della quale si incaricherà Zaliapukas. In realtà si tratterà di una rimessa dal lato. Si correggono gli arbitri, ora fischia, si può tornare a giocare. Zaliapukas alza questo pallone difficile per Afanasieva, spalla che torna nella metà campo offensiva della nazionale svizzera, che ha decisamente alzato i giri del motore in difesa e ora va a commettere fallo, però con Kokara che esagera, arriva il fallo per lui che porta dritto dritto in lunetta dalla parte opposta del campo Malinauskas, già costretto a fare gli straordinari nel ruolo di playmaker contro questa difesa svizzera. Rientra Kakta che torna a sedersi Zaliapukas, che appena entrato ha dovuto subito fare i conti con un raddoppio sistematico su di lui. Segna il primo, Malinauskas torna a sbloccarsi l'Orangera dopo qualche possesso di digiuno per quanto riguarda la produzione offensiva. 21-17, ma ne è un altro, il tiro libero a disposizione. Malinauskas, 2 su 2 per lui. Supera agevolmente la metà campo la squadra svizzera, ora Dinic. Buona la difesa di Zabitis su di lui, prende la linea di fondo Dimic, poi c'è lo scarico per Rithauser che prende e spara, sbaglia qui però la palla termina fuori, l'ultimo tocco è di Agnamele e dunque la rimessa dal fondo sarà per l'Orangera, che ovviamente ha dato dei frutti fino ad ora. Questo pressing continua la Svizzera, Malinauskas però questa volta trova la chiave per passare il primo pressing. Tutti accoppiati con il rispettivo uomo, i difensori della Svizzera, passano quasi tutti i secondi di questo possesso, ultimi 5, si entra negli ultimi 2, poi c'è un fallo in attacco con Malinauskas che in questo caso non è riuscito a costruire nulla, non che i compagni si siano particolarmente mossi in questo possesso, finisce per franare addosso all'avversario Zabitis, fallo in attacco per lui e ultimi 4 secondi e mezzo di questo interessantissimo primo quarto a disposizione della squadra di coach con 3. Nel frattempo arriva fallo tecnico alla panchina lituana che, nonostante il richiamo di qualche minuto fa, ha perseverato nelle proprie proteste e viene subito richiamata all'ordine nuovamente dagli arbitri, questa volta però con il fallo tecnico che regala un tiro libero alla Svizzera, un tiro libero a Kokara che lo manda a segno, ritorna a meno 4 dopo essere stata anche sul meno 12. Dunque sistema le cose la Svizzera, cercando di portarsi nella migliore situazione in vista del secondo quarto.
gioca la carta della difesa a tutto campo anche la squadra lituana. Qui però Procara riesce in velocità ad arrivare nei pressi della linea del tiro da tre punti, dalla quale praticamente va a tirare con un terzo tempo che però non trova fortuna, solamente la parte laterale del tabellone per lui. Finisce qui il primo quarto, i primi 8 minuti in archivio, con il punteggio di 22 a 18 per l'Orangera, che dopo un ottimo inizio ha subito il tentativo di rimonta della nazionale svizzera, che si riporta a poco più di un possesso di distanza. Breve pausa e poi ritorniamo in diretta qui dall'Anosedo con il secondo quarto. Approcci totalmente diversi sulle due panchine in questa pausa tra primo e secondo quarto, solamente uno dei due minuti a disposizione sfruttato dal coach Contré, poche cose da dire ai propri ragazzi, che ha visto sicuramente cambiare volto nel corso di questo primo quarto. È partita molto male la nazionale svizzera, finita sotto anche di 12 punti e poi dopo ha, grazie alla difesa, ha recuperato, sostanzialmente si è arrestata la produzione dell'Orangera, che ha segnato 18 dei suoi 22 punti praticamente nella prima metà del primo quarto. Poi dopo si è un po' arrestata, complice ovviamente la difesa della Svizzera. Invece sull'altra panchina coach Kubartas si prende tutto il tempo a disposizione, anzi anche qualcosa di più, per provare ad impartire ai propri ragazzi qualche indicazione in più. Si ritorna a giocare in possesso e l'Orangera, che aveva perso la contesa iniziale, Malinauskas su di lui pariamo. Può tornare a palleggiare Malinauskas, ma inizia a fare difficoltà con il pressing e poi il contropiede si conclude con la notevole schiacciata di Anonimo. Zavitis fuori per Malinauskas, step back bellissimo per lui, gran movimento di Malinauskas che segna da tre punti con lo step back fondamentale messo in mostra molto bene da Malinauskas, sicuramente uno dei migliori nonostante la difficoltà degli ultimi minuti nel portare sul pallone. Qui arriva un fallo per la difesa dell'Orangera con Zavitis che prova a stoppare Rithauser, al quale però deve qualcosa in termini di centimetri, quel tanto che basta per guadagnare un fallo da parte di Rithauser, il primo di squadra in questo quarto. Doppio cambio, rientrano Povilaitis e Makur per la Lituania, i due lunghi titolari, quelli che hanno iniziato la partita. Rithauser sempre in lunetta, primo tiro di segno, ritorna sul meno 4 ora l'Orangera. Sembra essere passata dalla parte della nazionale svizzera con il rischio di 5 secondi, poi palla recuperata dalla Svizzera. Iniziano ad essere importanti, soprattutto numerose le palle recuperate. Pocara con spazio da tre punti, importante, ma sbaglia. Malinauskas riesce con la sua velocità a superare le tante maglie blu che gli si parano davanti. Malinauskas costretto a guardare il proprio canestro dalla buona difesa di Pagliano. Attacca Malinauskas, va per il blocco Povilaitis, altro tiro di Malinauskas, prova a fare tutto da solo, ma questa volta non trova lo
lo stesso esito trovato in precedenza dalla parte opposta. Cocara ben ostacolato da Makur, che evita il fallo, evita soprattutto il canestro avversario. Malinauskas fino in fondo con una finta, va da Makur, sul quale frana letteralmente Dimic, che commette il suo secondo fallo, se non vado errato. Anzi, si tratta già del terzo per Dimic, che probabilmente ritorna in panchina. Infatti è così, rientra Kerezin al posto suo. In lunetta Makur segna il primo tiro libero con un po' di aiuto anche da parte del ferro. 26-22, 6-29 all'interno del tempo, 2 su 2 per Makur. Cocara lancia Pagliacchi, poi torna dal proprio numero 17. Ora Kerezin, sempre difesa a zona architettata dall'Orangera Basketball, costretta a girare velocemente palla sul perimetro alla Svizzera. Alla fine Agnamele libero per il tiro da tre punti, sbaglia il rimbalzo e di Pagliacchi salta più in alto di tutti. Kerezin, altro possesso per la Svizzera, questa volta da 14 secondi, si lotta su ogni singolo centimetro di campo. Alla fine qui alla meglio a rimbalzo la squadra lituana. Malinauskas, gran parte dei possessi con la palla in mano per lui. Kakta prova lui ad attaccare, ottima la virata per liberarsi della difesa di Pagliacchi, onnipresente, e non riesce a trovare il canestro Kakta. Cocara, Kerezin in post da Agnamele, che trova lo spazio per andare fuori. Grande fisicità dei lunghi della nazionale svizzera, che ancora una volta hanno la sulla difesa dell'Orangera. 27-24, ora solamente un possesso della nazionale svizzera, di svantaggio ovviamente. Malinauskas con lo scarico difficile, iniziano a essere diversi palloni persi per lui, forse avrebbe bisogno di un istante di riposo, non secondo Ubartas, coach Ubartas almeno per il momento. Mentre arriva il fallo antisportivo per Povilaitis e c'è time out chiamato dalla panchina dell'Orangera. 5 minuti e 12 sul cronometro, 27-24 il punteggio. Ci rifermiamo nuovamente anche in sede di commento. Iniziano a popolarsi anche gli spalti in questa domenica di Pasqua qui alla Rosedo. Come spesso è capitato fino ad ora, la Svizzera è già in campo in attesa degli avversari fino all'ultimo istante. Mantengo in panchina i 5 giocatori attualmente in campo. Si ripartirà con i tiri liberi per la Svizzera, i tiri liberi per Kerezin dopo il fallo antisportivo commesso da Povilaitis. Coach Ubartas richiamato ancora una volta, in questo caso per il tempo speso per questo time out, ben al di sopra del minuto, mettiamola così. Un solo fallo per squadra per il momento e il punteggio sempre 27-24, ma l'impressione che ben presto possa arrivare il vantaggio per la nazionale svizzera, che invece ha inseguito fino a questo momento della partita. Poi ci sarà anche possesso per i rossocrociati. Anche il secondo dei due tiri liberi a sua disposizione, dunque si riparte con la rimessa dal lato che verrà effettuata da Cocara.
Cherezin va dalla parte opposta, Minacci che viene totalmente perso dalla difesa, appena entrato Minacci subito a segno. Bisogno disperato di punti per l'Orangera, con un'ottima virata di Afanasievas che però non è fortunato in questo caso, vorrebbe rientrare subito l'Orangera. Carico di Cocara per Paglia che si sistema da tre punti, sbaglia solo maglie blu a rimbalzo, Minacci poi perde il pallone, lancia il contropiede per Labanauskas, anche lui appena entrato lancia il contropiede Povilaitis, poi si conclude con un fallo ai danni di Makur che finisce per terra, anzi semplicemente finisce fuori, non c'è, è arrivato un fischio ma non è stato per un fallo della difesa svizzera. Fischio è per un'interferenza canestro, esatto, interferenza canestro in questo caso senza fallo e dunque convalidato, convalidati due punti per l'Orangera che torna nuovamente in vantaggio, ma adesso la partita è punto a punto. Cherezin stagna nelle sue mani il pallone per diversi secondi, poi torna a muoversi, ancora Cherezin lasciato libero e battezzato, brutta scelta questa della difesa dell'Orangera che lascia spazio a Cherezin che non perdona, 31-29. Capita intanto uno contro uno adesso per la squadra lituana per trovare spazi. Afanasievas attacca, c'è il blocco di Povilaitis per lui, va fino in fondo Afanasievas, poi però con poca decisione va verso il canestro, viene stoppato dalla buona difesa di Minacci, palla fuori, 6 secondi ancora sul cronometro per l'Orangera. Afanasievas sa bene di avere pochi secondi a disposizione, dopo il blocco non si prende il tiro, va nell'angolo per un tiro più complicato per Kakta, trova solamente il ferro per rimbalzo ed è lunghissimo Povilaitis che svetta sulla difesa della Svizzera e dopo il rimbalzo mette a segno il canestro che vale per il punto numero 30 e 31 dell'Orangera. Cambia la difesa a zona, ora 1-3-1 per i lituani che provano a sorprendere ancora una volta la Svizzera, si gioca questa carta coach Ubartas. Minacci costretto a far girare palla sempre al di fuori della linea dei tre punti la Svizzera. Arriva l'errore al tiro, poi sulla lotta al rimbalzo, infine l'ultimo a toccare un giocatore in maglia bianca, si rimane da questa parte del campo. Pari, ma sembra aver ricambiato ancora una volta la difesa, sta alternando un sacco di soluzioni difensive l'Orangera per provare a mettere confusione anche nella costruzione dei possessi offensivi svizzeri. Pronto a rientrare Riethauser con il numero 35, esce Aniamele, una buona partita per entrambi per il momento. 3 minuti e 5 secondi prima della pausa lunga, 2 falli per l'Orangera, 1 per la Svizzera. Attacca Kakta, può andare fino in fondo, scarico all'ultimo, difficile, in qualche modo riceve la Banauskas e poi va da Makur. Afanasievas in punta, prende il blocco di Povilaitis, poi prova anche lui ad andare in uno contro uno, Paglia molto fisica la sua difesa per tutto l'arco del torneo, ma ancora una volta riesce a far recuperare il pallone alla propria squadra. È altissimo, soprattutto le squadre non si stanno risparmiando, Makur fa tutto da solo, ci poteva stare anche un passaggio per Labanauskas da solo sul lato sinistro del canestro, Paria sfortunato in questo caso anche lui. Afanasievas si allungano un po' le squadre in questo finale di primo tempo e Makur non sbaglia questa volta, sotto mano con la mano destra poggia al vetro, due punti che valgono la nuova parità ma questa volta 4-33. Paria, Riethauser in posto contro Makur, lo scarico per Cocara, fa tardi la difesa su di lui, non punisce Cocara, prova ad attaccare sempre nei primi secondi del possesso la squadra lituana. Kakta da tre punti in arretramento, non influisce questo sulla mira e sulla precisione di Kakta che colpisce ancora una volta da tre punti, canestro
destro importantissimo per l'Orangera, che dopo l'ottimo avvio ora è in affanno in questa fase del match, ormai dalla fine del primo quarto, 36-35 comunque in vantaggio l'Orangera. Adesso sembra aver riabbassato il ritmo in difesa la Svizzera. Terzin va fino in fondo, non c'è il fallo, quindi buona la stoppata di Povilaitis su di lui. Afanasievas in palleggio, supera la metà campo al piccolo trotto, su di lui Minacci, che sta lontano però dal numero 44, che sembra non essere un pericolo da lontano. Cacta, finta il tiro, poi perde il pallone, buono l'aiuto di Minacci su di lui. Afanasievas con grande grinta rimette le mani su questo pallone. Labanauskas riceve non benissimo, infatti non riesce a caricare bene il tiro. L'ultimo a toccare è stato un giocatore della Svizzera, avevo visto bene anch'io Kerezin, l'ultimo a toccare, doppio cambio, rientra Malinauskas insieme a Zaliapugas per il primo, ottima partita fino ad ora. Per il secondo invece tanta difficoltà nei primi minuti spesi in campo, nel momento in cui la Svizzera ha iniziato a pressare a tutto campo, qualche palla persa di troppo per il numero 88 in maglia bianca. Ancora panchina per il numero 11 Siaulis, vincitore della gara del tiro da tre punti nella serata di ieri. Afanasievas, ottimo, ottimo in questo caso, spalle a canestro, poi sceglie il lato giusto, attacca la linea di fondo e va fino a mettere il pallone in fondo alla retina. 38-35, stoppata sonora, anzi in stereofonia in questo caso, vanno sul pallone sia Zabitis che Povilaitis. Ultimi secondi, non può dare fino in fondo, esattamente la metà del tempo che può rimanere alla nazionale svizzera. Zabitis va da Afanasievas, autore dell'ultimo canestro, si fa spazio ancora una volta con il fisico, sale in cattedra Afanasievas in questo secondo quarto. 40-35, prova a scappar via nuovamente l'Orangera, qui anticipo di Zabitis, ottima la difesa dell'Orangera, adesso non poteva continuare su quei ritmi di intensità la nazionale svizzera. Poi non riesce ad arrivare al tiro, all'ultimo tiro l'Orangera. Termina qui il primo tempo, grandissimo spettacolo alla Nosedo per questa ultima partita per entrambe le squadre all'interno del girone A, partita valida per il primo posto, entrambe le squadre a quota 4 punti in classifica. 40-35 è il punteggio dopo i primi 16 minuti di gioco, dunque intervallo. Poi ritorneremo come sempre in diretta per il secondo tempo, una delle più belle partite del torneo sino ad ora.
Thank you.
poco più di un minuto al via del secondo tempo di questa partita tra Orangera Basketball e selezione nazionale svizzera, dunque squadra lituana contro la nazionale svizzera di categoria, parliamo della categoria under 16, siamo all'interno del girone B del torneo organizzato dalla San Massagno dello Youth International Tournament. Prima di ritornare sulla partita, qualche comunicazione di servizio sull'altro campo, sul campo di Breganzone. Si sta giocando all'interno del girone A l'ultima partita che vede impegnate Cernusco e San Basket Massagno. Per loro si parla di un 58-16 per Cernusco a metà terzo quarto, questo è l'ultimo aggiornamento che arriva da quel campo. E poi un'altra comunicazione ovviamente che sul sito della San Basket Massagno, oltre a trovare l'intero calendario con i link alle dirette come questa e ai vari risultati delle partite, oltre alle classifiche, da questa mattina potete anche trovare la fotogallery delle prime due giornate di torneo, la giornata di venerdì e di sabato. Si torna a giocare, torna a correre il cronometro, classici 8 minuti previsti da questo torneo per il quarto, che iniziano a scorrere, 40-35, si ripartirà da qui, punteggio in favore di un'Orangera Basket che a sorpresa è partita in quinta, piazzando un parziale che l'ha portata sul più 12 anche nel corso del primo quarto, e poi grazie alla difesa rientra in partita la nazionale svizzera, che ha poi consolidato il proprio rientro anche nel secondo quarto, salvo cedere qualcosa proprio sul finale. Malinauskas qui subisce il fallo di Pariacque, prima gli sporca il pallone, può tornare sulla palla lo stesso Malinauskas, ma alla fine arriva il fallo di Paria, si ripartirà con la rimessa dal lato nella metà campo difensiva per l'Orangera, primo fallo di squadra per gli svizzeri. Squadra lituana che ritorna in campo con Afanasievas ora in possesso del pallone, Malinauskas già citato, Kakta, Povilaitis e Makur, gli stessi 5 che hanno dato il via alla partita. Invece la Svizzera rientra in campo con Pokara, con Rithauser che ora prova ad attaccare, lo scarico è per Minacci in angolo, c'è Paria che colpisce, completa il quintetto con il numero 50, Zumstein, giocatore in forza alla pallacanestro Moncalieri, che fa il suo primo ingresso all'interno di questa partita. Subito si sblocca, come meglio non poteva fare la nazionale svizzera, 3 punti che riportano la squadra su meno 2. Kakta, giocatore che ha già colpito un paio di volte dalla lunga distanza, dunque massima attenzione su di lui da parte della difesa. Paria, lo scarico di Malinauskas per il taglio di Makur, tutto con i tempi giusti, se non fosse che Malinauskas aveva già pestato con il piede la linea di fondo. Dunque rimessa già effettuata da Kokara, che scambia con Paria, poi riprende il possesso del pallone. Paria, raddoppio su di lui. Tante le scelte difensive prese da coach Ubartas sulla panchina dell'Orangera, abbiamo visto la zona 2-3 prevalentemente, come anche in questo possesso c'è stato un accenno anche di 1-3-1 per provare a sparigliare le carte, e fino ad ora sta avendo ragione coach Ubartas, salvo un blackout tra primo e secondo quarto. L'Orangera per il resto ha tenuto botta contro quella che dopo le prime due giornate si è candidata ad essere la squadra migliore del torneo. Malinauskas nell'angolo per Afanasievas, finta che manda tutta la difesa fuori giri e poi non riesce però a concludere in penetrazione, palla che ritorna nelle mani dei giocatori di coach Contre. Ora Zumstein, ottimo il palleggio in mezzo alle gambe per prendere la linea di fondo, ma viene chiuso bene da Povilaitis. Kokara, Paria, attacca al centro, scarico ancora per Kokara, riesce a combinare poco la Svizzera in tutti questi secondi, ultimi secondi rimasti per questo possesso, colpisce con una buona dose di fortuna Miodrag Dinic da 3 punti, anzi da 2, convalidato il tiro, dunque parità a quota 40. Malinauskas torna a lavorare, sfila il pallone e vola dritto dritto in contropiede per il layup, comodo con la mano destra. Altro canestro per la Svizzera, che con un parziale aperto di 8-0 ritorna in vantaggio, convalidato alla fine da 3 punti il tiro di Dimic, dunque era 41 la Svizzera prima di quest'ultimo layup di Paria,
E dunque time out immediato per la panchina invece dell'Orangera, 40-43, altra breve pausa qui alla Nosedo. Come sempre molto veloce il time out della panchina svizzera con i 5 giocatori già in campo in attesa degli avversari. 5:21 sul cronometro dopo quasi 3 minuti in questo terzo quarto, un solo fallo commesso dalla Svizzera, ancora nessuno da parte dell'Orangera, che forse invece dovrebbe spenderne qualcuno perché per il momento il parziale è favorevole alla Svizzera, 8-0. Si partiva dal 40-35 dopo i primi due tempi, dopo i primi due quarti. Inizia a contare l'arbitro, seppur non ci fosse nessuno dell'Orangera a effettuare la rimessa. Alla fine riesce a salvarsi l'Orangera dopo questa svista, ma coach Ubartas richiama subito qualcuno in panchina, evidentemente non ritiene al momento all'interno della partita, ma probabilmente ad essersi dimenticato in questo caso, dunque torna in panchina sicuramente per i prossimi possessi. Malinauskas ora riesce a superare la linea campo Orangera, ma la difesa svizzera sta facendo in serie difficoltà il Klaipeda. Capita Bala Farasievas, ma va da Bovilatis che rischia di perdere il pallone, poi torna fuori da Capita, il tiro senza troppo spazio, cerca l'aiuto del tabellone ma non lo trova. Allora è sempre più 3 per la Svizzera, ma c'è la possibilità di ampliare ulteriormente il vantaggio. Cocara torna indietro da Rithauser, palleggio dietro la schiena, pasticcia un po' qui ma riesce comunque a tenere il possesso del pallone. Cocara poi prova l'ultimo a scaricare su Zumstein, che però non controlla. Fanasievas a dare una mano a Malinauskas. Tanta a spazio per un altro tiro, ma questa volta non se lo prende, ma viene sporcato dalla buona difesa di Cocara. Malinauskas se lo prende lui, tiro da 3 punti, altissima la parabola, sbaglia ma rimbalza ancora per l'Orangera. Prova Cacta a farsi spazio, il contatto è regolare, gli sporca il pallone Cocara, palla termina fuori, 12 secondi ancora a disposizione per i lituani per concludere il possesso, che ripartirà con la rimessa dal fondo a Farasievas. Non è lui l'ultimo a toccare, quindi altra rimessa, un secondo in meno però a disposizione. La rimessa sarà dal lato, come giustamente fa notare l'arbitro. Terzo quarto da pochi falli e da poche interruzioni, a parte il time out dell'Orangera, di fatto si è sempre giocato, infatti se n'è già andata la metà del primo quarto. Ottimo il tiro in secondo tempo da parte difesa che ha più centimetri dalla propria, cambia ancora la difesa zona, la squadra lituana, clinic difensivo messo in atto quest'oggi per provare il rimbalzo sulla nazionale svizzera, in questo caso però riesce a trovare il canestro più tre nuovamente per la squadra di coach Contre. Malinauskas qui non subisce fallo secondo gli arbitri e però perde il pallone, tanto fisica la difesa di Faria su di lui, questa volta costretto a spendere il fallo il numero 77 Zabitis, primo fallo solamente per l'Orangera. Kerezin, rimessa effettuata dalla Svizzera dopo il fallo. Ancora il numero 36 Kerezin, che attacca con la mano sinistra, cerca spazi,
che non trova e allora è costretto a scaricare nell'angolo per Zumstein, che prende e spara da tre punti ma sbaglia. Malinauskas attacca, prende anche lui il centro, poi torna al di fuori della linea dei tre punti. Cacca, tanto spazio questa volta per il tiro da tre punti, colpisce ancora da tre il numero 33, è il terzo bersaglio colpito dalla lunga distanza per Cacca, uno dei migliori tiratori a disposizione di coach Kubartas. Però non c'è spazio per rifiatare, deve tornare in difesa l'orangiere, lo fa molto bene in questo caso, non subisce il canestro e dunque rimane in parità a quota 45 punti. Può andare fino in fondo Zabitis, poi cerca un altro scarico per Cacca, ma questa volta dal passaggio è intercettato da Kerezin. Buona intensità difensiva su entrambi i lati del campo, tanti passaggi, tante linee di passaggio sporcate da entrambe le difese, poi alla fine Zumstein non riesce qui a salvare in extremis questo pallone, possesso che torna alla squadra lituana con Siaulis, già citato nel corso del primo tempo, fa il suo primo ingresso in questa partita per lui, che è stato il miglior tiratore da tre nella gara del tiro da tre punti avvenuta proprio qui ieri sera. Qui si è aggiudicato il posto, dunque massima attenzione su lui da parte della difesa. Siaulis finta il tiro, Mariano la bocca e si torna indietro la carta, passaggio complicato qui per Malinauskas, mentre arriva un altro fallo della difesa svizzera, questa volta da parte di Zumstein, solo il secondo, pochi falli in questo quarto, due ora per la nazionale svizzera, uno solamente per la selezione lituana di Klaipeda. Fanasievas costretto ad avvicinarsi al canestro dandogli le spalle, guadagna un altro fallo, altra rimessa per l'orangera. Sempre 14 secondi sul cronometro, 2:12 al termine del terzo quarto. Malinauskas dal palleggio si prende il tiro da tre punti con spazio, Pariano era vicinissimo all'avversario, sbaglia però, il tiro è corto sul primo ferro, prova a prendere sfondamento Malinauskas, va fino in fondo di Tauser ma non segna. A Fanasievas allo spazio per andare in penetrazione, c'è il fallo di Paria che si avvicina, va molto vicino ad andare sul pallone e in parte va a contatto in maniera fallosa anche su Afanasievas, sempre rimessa per l'orangera, verrà effettuata dopo un altro cambio voluto da coach Ubartas, rientra Makur che ridà, manda a rifiatare nuovamente Povilaitis. Tanti minuti in campo per il doppio zero in maglia bianca. Cacca, passaggio lob direttamente dalla rimessa per Afanasievas, ben lontano dal canestro. Malinauskas, pick and roll con Afanasievas, e sempre Malinauskas in palleggio a provare ad inventarsi qualcosa. Alla fine arriva una palla persa con Kerezin, che invece ne recupera un'altra e si lancia da solo in contropiede sotto mano, e poi tentativo di lancio da una parte all'altra del campo di Cacca, nessuno tocca il pallone, dunque rimessa dal fondo in zona d'attacco per la Svizzera, che guadagna qui una buona occasione per mettere altri punti di distanza tra sé e gli avversari. 47-45, si è segnato di meno in questo quarto, parziale di 12-5 in favore della nazionale svizzera. Kerezin si prende il tiro a tre punti, non prende nulla, poi alla fine c'è il rimbalzo di Pokhara che si mette di avanti al piccolo Siaulis, che non può fare altro che commettere fallo. Ci saranno due tiri liberi per Kokara, secondo fallo di squadra nel frattempo per l'orangera. A segno con il primo Kokara. Sbaglia il secondo Ritauser, poi lascia lì il pallone,
voleva probabilmente una spinta ai suoi danni da parte di Catta, non è così per gli arbitri, viene raddoppiato Malinauskas, situazione di pericolo per l'Orangera, ottimo passaggio di Malinauskas, ma c'è infrazione di passi per Makur, che rientra in campo, commette un altro errore. Momento no per Makur e momento invece delicatissimo per l'Orangera, ora sotto di 3 punti ma rischia di andare a 2 possessi di svantaggio. Afanasievas molto bene su questa linea di passaggio, sporca solamente il pallone, rimessa dal lato per la Svizzera con 15 secondi. Entriamo nell'ultimo giro di orologio di questo terzo quarto. Nel frattempo Kokara mette l'infrazione di passi sia dalla panchina che anche i giocatori in campo dell'Orangera. Malinauskas costretto a fare di straordinario oggi in cabina di regia. Afanasievas fino in fondo, il pallone è toccato e poi però gli carambola addosso prima di uscire dal campo, dunque rimessa per la Svizzera che ha alzato il muro in difesa, solamente 5 punti subiti in questo quarto dopo averne subiti invece 40 nei primi 2 quarti. Sempre solita zona 2-3 per l'Orangera, che si prende solo in fondo sul stand, una zona attaccata molto bene dalla Svizzera e bel canestro che vale il massimo vantaggio per la nazionale svizzera, più 5 ora. Malinauskas dietro la schiena, tutta la difesa svizzera ad inseguire il numero 1 dell'Orangera. Sempre Pariansky attacca con il crossover, Malinauskas finta il tiro, Kakta è libero per la tripla, colpisce ancora, ma cosa sta facendo Malinauskas? Nettamente il migliore di questo match, sbaglia poi da lontanissimo Kerezin, grazie alla tripla di Kakta l'Orangera si riporta sul meno 2, grandissima partita qui alla Nosedo. Dopo un'altra breve pausa ritorneremo con il quarto ed ultimo periodo, ovviamente salvo tempi supplementari, della partita tra Nazionale Svizzera e Orangera Basketball. Fischiano gli arbitri, viene richiamata in campo anche l'Orangera, i 5 della nazionale svizzera sono già ad attendere gli avversari sul campo. Coach Contré riparte da Pariacco, Cara, Kerezin, Riethauser e Zumstein, rotazione ridotta in questa partita iniziata molto male e molto in difficoltà dalla nazionale svizzera, che poi ha rimesso le cose a posto e ora conduce dopo 3 quarti sul più 2 contro una selezione lituana proveniente da Klaipeda, che sta mettendo in mostra veramente ottime cose contro una squadra che fino ad ora nelle prime 2 giornate di fatto non ha avuto rivali. Esce dal campo, qui si ha Ulis, tra l'altro segna da oltre 8 metri, ma purtroppo per lui il campo era già finito. Si ha Ulis, entrato in questa partita solamente nel terzo quarto, giocatore di statura più piccolo in campo. E anche considerando le 2 panchine, comincia a toccare 4 punti, ora più 5, momento cruciale della partita con l'Orangera, che dopo
il primo quarto, è iniziato a fare fatica, solamente 8 punti segnati nel terzo quarto, e ora un'altra palla persa in fase di costruzione, va fino in fondo Zupstein, non riesce a prendere il fallo Malinauskas, che non si risparmia e non cede di un centimetro, però in questo caso non trova fortuna. Cacta può attaccare lui, va fino in fondo, questa volta non c'è lo scarico, ma c'è la buona difesa di Zupstein, altro pallone recuperato dalla Svizzera che ora può scappare via in maniera decisiva. Kerezin, forse qui spinto da Fanasievas, che infatti si scusa subito, ma non arriva il fallo da parte degli arbitri. Tocara, ribaltamento del lato no look, Zupstein ha spazio per il tiro dalla media distanza dall'angolo, lo sbaglia. Cacta, tanta superficialità in questi passaggi, negli ultimi possessi che hanno aperto il quarto quarto da parte dell'Orangera, che non può permettersi questo tipo di sviste sul ottimo pressing messo in atto quest'oggi dalla Svizzera. Se n'è andato già il primo minuto abbondante di questo quarto periodo e la Svizzera prova la fuga decisiva, sbaglia però il primo tiro libero che Kerezin. Considerata la difficoltà a trovare la strada per il canestro in questo secondo tempo, inizia a farsi complicata la faccenda per l'Orangera, ma c'è lo 0 su 2 di Kerezin che sicuramente aiuta in questo senso. Afanasievas prova a partire uno contro uno contro Rithauser, le lunghe leve di Rithauser gli consentono di oscurare la visuale da Fanasievas, però si rimane da questa parte del campo dopo il rimbalzo offensivo per l'Orangera. Malinauskas, ora Zabitis può attaccare dal palleggio, Povilaitis che dimostra di avere ottime skills anche da questo punto di vista, buone doti in palleggio per lui e gran tiro in allontanamento cadendo all'indietro dal mezzo angolo. Punti di fondamentale importanza per l'Orangera, ancora difende bene anche su Paria, che poi nel cadere supera la linea di fondo. Pronto a rientrare Aniamele con il numero 32, esce Paria per un po' di meritato riposo. Ottime cose messe in mostra soprattutto nella metà campo difensiva Paria, che è un giocatore fondamentale per questa selezione svizzera, che sta facendo vedere grandi cose qui allo Yauch International Tournament della San Massagno. Afanasievas costretto a fermare il palleggio, altra palla recuperata da Kerezin che ora si avvicina alla doppia cifra di palle recuperate, mentre Aniamele appena rientrato in campo va subito a segno per il più 7. Tanta aggressività da parte della difesa della nazionale svizzera, che ora rischia di recuperare un altro pallone. Malinauskas torna a colloquio con la propria panchina prima di tornare a lavorare in palleggio. Kerezin su di lui in assenza di Paria, ma c'è un fallo di Kerezin. Molte volte ha funzionato questa aggressività, invece in altri casi è arrivato il fallo, è arrivato il fischio da parte degli arbitri. Reset del cronometro, 24 secondi, grande finta di Malinauskas che però ora fatica a trovare i passaggi giusti per i compagni, fino in fondo di Tauser, e ora si avvicina al più 10, nuovo massimo vantaggio per la nazionale svizzera, altra palla persa, questo rischia di diventare il canestro che può chiudere la partita a 5 minuti dal termine, più 11, prima volta in doppia cifra di vantaggio la nazionale svizzera, che non è partita bene ma ha aggiustato subito le cose nel corso del secondo quarto. Ora nel secondo tempo, confermando la propria buona difesa, solamente 10 i punti subiti fino ad ora nel secondo tempo, è riuscita a portarsi in vantaggio 61-50. Time out obbligatorio per il coach Ubartas e per la panchina dell'Orangera. Thank you.
tante cose da dire per coach Ubartas, che si rende conto dell'importanza del momento. Sembra di aver capito anche dalla mimica del coach che stesse ricordando ai propri giocatori che una volta chiuso il palleggio contro questo pressing è necessario fare qualche finta per evitare che siano sempre sporcate le linee di passaggio. Sia Ulis ritorna in panchina, c'è un cambio, torna in campo Labanauskas, pochi minuti per lui in campo nel corso del primo tempo. Malinauskas ora riesce a superare la prima linea difensiva, allora in genere va molto bene dalla parte opposta del campo. Sicuramente sarà contento coach Ubartas, che come dicevo, per quanto ho potuto intuire, stava parlando proprio di questo nel corso dell'ultimo time out, e subito la propria squadra risponde molto bene. Grande gioco in posto da parte di Rithauser, non è facile tirare in testa a Povilaitis, riesce anche a trovare il canestro, il numero 35 della selezione svizzera. Qui non si intendono Povilaitis e Malinauskas su questo passaggio in arrivo da Zabitis. Alla fine è il numero 1 che controlla il pallone, non c'è infrazione di campo perché la difesa aveva intercettato anche questo pallone. Zabitis da 3 punti, tira entro tempo limite, rimbalzo offensivo è di Makur. Malinauskas chiama per il pick and roll Povilaitis, ottimo gioco a 2 tra l'1 e il doppio 0. Alla fine c'è il tocco con un piede da parte di Agnamele che ferma tutto. Era già pronto Makur sotto canestro, la palla però non gli arriva, altri 14 secondi a disposizione dell'Orangera, che ora ha poco tempo per rientrare in questa partita valida per il primo posto, che è conteso tra queste due squadre che fino ad ora hanno 2 partite vinte a testa e nessuna sconfitta. Labanauskas sbaglia qui, sicuramente importante la crescita dal punto di vista difensivo della Svizzera, che ha lasciato le briciole alla squadra lituana in questo secondo tempo. C'è un fallo, il secondo per Orangera, si riprende a giocare dopo la rimessa dal lato. Kokara, Kerezin e poi Zumstein, si finisce in mezzo al pitturato da Rithauser, questa volta troppa forza ma calibra il tiro. Agnamele lotta per il possesso di questo pallone, lo scarico per Kerezin, Kokara con una finta, poi fa saltare il difensore, non trova il canestro, solo primo ferro e rimbalzo del solito Rithauser, che poi si prende il fallo. E poi con tanta sportività i giocatori del Klaipeda che vanno subito a sincerarsi delle condizioni di Rithauser, che subisce qui un duro colpo al volto. Arriva anche il quinto fallo, si tratta del quinto per Povilaitis, dunque si fa ancora più dura per l'Orangera, che perde uno dei propri giocatori simbolo. Ma non è lui a dover lasciare il campo, è Zabitis, che si dispiace ovviamente di questa cosa. Va subito a consolarlo coach Ubartas. Povilaitis può rimanere in campo, ovviamente non per Zabitis, ma mi sento di dire che sia una buona notizia questa per l'Orangera, che può fare affidamento ancora per il resto di questa partita su uno dei propri giocatori chiave, soprattutto sul giocatore più alto in campo. Secondo fallo anche per la nazionale svizzera, tanti colpi subiti in questa partita per Malinauskas, che ora è in lunetta per 2 tiri liberi, 52-64 per la nazionale svizzera, che è entrato nella linea del traguardo al termine di una partita che sicuramente è stata probante per la squadra di coach Contré. Prima vera situazione di difficoltà all'interno del torneo, la squadra ne è uscita molto bene. Dopo l'errore di Malinauskas conclude il contropiede con un altro sottomano, Kerezin, ottima davvero anche la sua partita. Con un passaggio consegnato regala il pallone a Kerezin, adesso veramente questi 4 punti così.
consecutivi di Kerzin sanno di vincere il match. Scappa via la nazionale svizzera, rimane in partita per poco più di due quarti il Klaipeda. Makur perde un altro pallone subito a colloquio con Kociubartas. Nel frattempo è time out quando mancano solamente 3 minuti e 10 secondi a termine della partita. Punteggio 68 a 53 per la nazionale svizzera. Campo la Svizzera, va tutto bene, vuole ovviamente riprendere il prima possibile a giocare. Ora più 15 che profuma già di vittoria, profuma già di primo posto nel girone per la Svizzera. Nel frattempo colgo l'occasione per ricordare di rimanere collegati sui canali di Swiss Basketball TV, perché ci sarà poi il collegamento anche per la prossima partita che andrà in scena qui a Rosedo alle ore 14 circa. Se lo giocheranno per il secondo posto nel girone la squadra padrona di casa del Massagno Viganello. Che se la vedrà con l'Academy Fortitudo Bologna. Entrambe le squadre hanno perso di pochi punti, con Cernusco che invece è già sicura del primo posto. Dunque sulla carta dovrebbe essere un'altra partita avvincente ed equilibrata. Nel frattempo arriva anche il fallo antisportivo, dove l'orangera piove sul bagnato. Cocara ne approfitta per mandare a segno il primo tiro libero ed anche il secondo in possesso per la nazionale svizzera, che grazie ad un'ottima rimonta e un'ottima dimostrazione di forza nel secondo tempo rende sostanzialmente a mera formalità, riduce a mera formalità questo finale di partita. Riesce a concludere anche sul più 20, che forse è anche eccessivo per l'equilibrio che invece si è visto in campo per larga parte di questa partita. Rientra anche Turatti al posto di Rithauser. Cocara, lo scarico per Kerzin, che attacca il canestro, poi lascia lì il pallone per Agnamele, tante maglie bianche su di lui, arriva la stoppata di Makur, sporca il pallone Agnamele. Indemoniati i giocatori di coach Contre in questa partita, dopo essere stati sorpresi nel primo quarto, hanno alzato il livello senza mai abbassarlo poi per il resto della partita. Altra palla recuperata, sicuramente occasione per imparare qualcosa anche per i ragazzi lituani, soprattutto per imparare ad affrontare questo tipo di pressing e questo livello difensivo. Si lancia a tutta velocità Labanauskas dalla parte opposta del campo, poi però si trascina fuori il pallone, rimesso al fondo per la nazionale svizzera, ora nei pressi del più 20. Cocara, scarico per Kerzin, il passaggio è lento e quindi non c'è tempo per andare al tiro. Cocara, il pallone gli ritorna, poi va da Turatti nell'angolo, palo, poi pallone che in qualche modo gli ritorna tra le mani. Kerzin, lo scarico per Agnamele, che non è uno specialista, non perdona in questo caso. Sta andando tutto bene ora per la nazionale svizzera, che recupera un altro pallone, sbaglia però Cocara, poi Labanauskas qui con furbizia fa carambolare il pallone sul corpo di Dimic, e lui l'ultimo a toccare, rimessa dal fondo, ma tutti i 10 giocatori sono sempre nella metà campo del Klaipeda. Quando si tratta di rimessa dal fondo deve rimettere il pallone in gioco e c'è il fallo di Agnamele, che esagera qui, terzo fallo della nazionale svizzera. Si rimane da questa parte del campo, sono già pronte le squadre, è già pronta la Fortitudo, è già pronta l'Under 16 nazionale.
del Viganello Massagno per la prossima partita, che inizierà, come ricordavo anche poco fa, intorno alle 2. Ennesimo pallone recuperato di Nic. Kokara, Kerezin e poi Turati. Si ritorna dalla parte opposta, giro palla sempre sul perimetro, infrazione di passo in partenza per Kokara. Sostanzialmente rotazione ridotta a 7-8 giocatori per la nazionale svizzera in questa partita. Sono entrati in nove, quelli che hanno speso più minuti sul campo. Sostanzialmente sono stati solamente 7 giocatori, doppio palleggio qui per Zaliapugas. E allora aspettiamo solamente di capire quale sarà il punteggio finale. Sembrava che potesse andare diversamente questa partita, invece pare che la nazionale svizzera riesca a vincere con più di 20 punti di scarto anche questa terza partita, per un 3-3 da 100 punti di scarto totali. Che la proiettano dritta in semifinale e soprattutto la vedono come principale favorita per la vittoria finale. Finisce per terra Kerezin, ma si addormenta Zaliapugas, che finisce per terra due volte. Infine, molto più reattiva la Svizzera, c'è il fallo di Matur. Rottura prolungata per l'Orangera. Esonda invece la nazionale svizzera, che non si ferma neanche per quest'ultimo minuto e mezzo abbondante ancora da giocare. Entrambe le squadre in bonus, vedremo quante altre interruzioni ci saranno negli istanti conclusivi di questa partita. La rimessa di Zaliapugas, che non arriva subito con il pressing, la difesa. Quando non c'è il pressing del mondo, la Gera non si fa aspettare e va fino in fondo, non arriva il canestro. Però c'è spazio anche per chi non aveva visto il campo fino ad ora. Entra con il numero 16 Lebrun per questi ultimi possessi. Makur si sbarca molto bene per ricevere il pallone. La Banaskas aspetta l'arrivo di Siaulis. Il pallone viene recuperato da Minacci, che va da Kerezin, lanciato in contropiede di Nic. Esce male Zaliapugas su di lui. Finta di Lebrun, che vuole trovare anche i primi punti oltre ai primi istanti in campo. Palla fuori per Dinic, che ha tutto lo spazio per sistemare i piedi e prendere il tiro da tre punti. Sbaglia Zaliapugas, apre il palleggio, poi va da Navikas, che però non si aspetta il passaggio da Zaliapugas. Sicuramente da rivedere la prestazione del numero 88, non felicissima questa sera. Quest'oggi ora è garbage time, come potremmo definirlo, non tanto per il valore dei giocatori attualmente in campo, ma quanto più per il punteggio nei pressi del più 30 per la nazionale svizzera. Rimanete assolutamente collegati per la prossima partita, perché la sfida tra Fortitudo Bologna e Viganello Massagno varrà l'accesso alle semifinali del torneo. Sbaglio.
tutti e due i tiri liberi da Banauskas. Nel frattempo non può andare fino in fondo la nazionale svizzera e continua a spingere a tutta velocità. Lebrun torna da Dimic, non prende il tiro, attacca la linea di fondo, poi viene stoppato molto bene da Navikas. Lotta per il possesso di questo pallone, forse un tocco anche con il piede, lo vede anche l'arbitro, anzi un'infrazione di passi fischiata dall'arbitro. Era parso che fosse arrivato un tocco con il piede da parte di Dimic, rimessa dal lato, sempre in pressing la selezione rosso-crociata. Non può andare fino in fondo nemmeno l'orangiera, 4 decimi di differenza tra i due cronometri. Qui Zagliapugas perde un altro pallone, dunque l'ultima possibilità verosimilmente è per la Svizzera, che aggiunge altri due punti superando per la terza partita consecutiva quota 80, ora 83 a 53, 30 punti tondi tondi a separare le due squadre. Grande merito da dare comunque alla squadra di coach Ubartas, fino ad ora l'unica squadra a riuscire a mettere in difficoltà perlomeno per due tempi la nazionale svizzera, che continua a macinare punti cercandone altri due in questo caso. Arriva la sirena finale, nulla da fare, non arrivano gli ultimi due punti della partita, l'allenare di Serafen Turati, 53-83, il punteggio finale in favore della nazionale svizzera, sempre più dominante all'interno di questo Youth International Tournament, giunto alla 17esima edizione. Da Federico Danella per il momento è tutto, ma ovviamente rimanete collegati perché tra poco più di 20 minuti scenderanno in campo Viganello Massagno e Fortitudo Bologna per il secondo posto in palio all'interno del girone A. Un saluto a tutti, grazie per averci seguito per il momento, a più tardi.
Thank you.
Buongiorno a tutti da Federico Lanella e bentornati alla palestra Nosedo di Via Foletti a Massagno. Bentornati perché si è già giocato su questo campo nell'ambito della terza giornata in questa domenica di Pasqua dello Youth International Tournament targato San Massagno. La partita appena terminata ha visto impegnate la selezione nazionale svizzera e l'orangera Claypeda, selezione invece lituana ha avuto la meglio. La prima squadra sulla seconda, 83-53 il punteggio finale, che però non dice assolutamente nulla di quanto invece la partita sia stata combattuta per larga parte, sicuramente per tutto il primo tempo. Dunque archiviata questa prima partita all'interno del girone B per quanto riguarda la categoria Under 16, rimaniamo all'interno della categoria Under 16 ma cambiamo girone, c'è ancora da decidere quale squadra passerà il turno, quale squadra accederà alle semifinali del torneo e dunque scontro diretto da questo punto di vista tra Academy Fortitudo Bologna e i padroni di casa, l'Under 16 nazionale del Viganello Massagno. La partita si preannuncia equilibrata ed avvincente, soprattutto considerati anche i risultati di entrambe le squadre. Entrambe le squadre hanno già giocato due partite nelle scorse due giornate del torneo, ricordiamo che il torneo si giocherà anche per quanto riguarda la giornata di domani. Viganello Massagno che ha perso di poco allo scadere 51-48 sbagliando il canestro per pareggiare la partita e che avrebbe portato la partita ai supplementari, 51-48 contro Basket Cernusco, ormai certa del passaggio alle semifinali, che se la vedrà con Orangera Claypeda, che dopo aver perso contro la nazionale svizzera è rimasta al secondo posto del girone. Dunque il primo accoppiamento Cernusco contro Claypeda, vedremo chi sarà ad affrontare quale squadra tra queste due squadre sarà impegnata nell'altra semifinale contro niente poco di meno che la nazionale svizzera, squadra favorita per la vittoria finale. Considerati i risultati fino a questo momento, dicevo, Massagno Viganello che ha perso contro Cernusco ma che ha vinto invece contro San Basket Massagno, contro l'Under 16 cantonale con il punteggio di 28-90. Invece per la Fortitudo, rollino di marcia simile a quello del Massagno Viganello, vittoria larga contro la San Basket cantonale, 126-26, 100 punti tondi tondi a separare le due squadre, poi sconfitta di 4 punti con Cernusco. E vedremo in questo scontro diretto come andrà a finire. Si inizia a correre il cronometro ma si ferma subito perché la palla termina fuori dopo la contesa, pallone che viene assegnato alla Fortitudo Bologna che aveva già ricominciato a giocare ma bisognava attendere il check dell'arbitro che fa ripetere tutto. Parliamo dei quintetti per quanto riguarda la squadra padrona di casa di Viganello Massagno di coach Monaco. Scende in campo con Cassano, impegnato ieri sera nella gara del tiro da tre punti e classificatosi al terzo posto se non vado errato. Insieme a lui ci sono Manzambini, il 12, poi c'è anche Ioro con il numero 6 e infine completano il quintetto il numero 5 Picco ed il numero 10 Capponi. Dunque questo è il quintetto iniziale, si rimane ancora sullo 0-0, il possesso è sempre per la Fortitudo che ora va a gestire il pallone con Bentivogli che prova ad attaccare il canestro, va fino in fondo in mezzo a tante maglie bianche, regge bene il contatto e mette a segno i primi due punti non solo della sua partita ma anche della sua squadra. Insieme a lui completano il quintetto Bonora con il numero 9, il numero 18 Alzani, il numero 21 Sansovini e infine c'è anche il numero 20 Zeppa nel quintetto iniziale. Nulla da fare per la Viganello Massagno, di fatto nel primo possesso offensivo e dunque nuova opportunità per la Fortitudo. Alzani non va al tiro, va da Sansovini, raddoppiato, anzi triplicato, arriva al fischio, non arriva il canestro ma ci sono gli applausi della panchina, gli applausi di coach Zanardi che siede sulla panchina, che guida la panchina della Fortitudo. Prima gita in lunetta per Sansovini, dunque primi tiri liberi della sua partita dopo il fallo subito che è anche il primo per Viganello Massagno. A segno Sansovini, cosa farà con il secondo che con molta sfortuna danza sul ferro e poi
termina fuori, ma il rimbalzo è della Fortitudo, prima Sansovini e poi Zedda riescono a trovare il rimbalzo, Zedda trovando anche il canestro che vale il 5-0, massimo vantaggio subito in avvio di partita per la Fortitudo. Una dura lotta a rimbalzo, ma c'è anche il duro contatto che porta al fallo di Picco. Secondo fallo per Viganello Massagno. Sceglie di andare sulla destra servendo Manzambì, che qui subisce il fallo e va in lunetta. Il giocatore del Viganello Massagno, classe 2008, lui è nativo di Luglio, Axel Manzambì in lunetta per i due tiri liberi. Primo fallo nel frattempo anche per la Fortitudo Academy. Segna Manzambì e dunque consente alla propria squadra di sbloccarsi dal punto di vista organizzativo. Sansovini recupera un altro rimbalzo, svetta in mezzo al pitturato in questo due di partita, 7-1, nuovo massimo vantaggio per la Fortitudo. Manzambì c'è uno scarico difficile, c'è una ben tre maglie blu sulla linea di passaggio, pallone intercettato e palla che termina fuori, 18 secondi ancora a disposizione in questo possesso per Viganello Massagno. Cassano aspetta l'arrivo di Picco che poi parte in palleggio, alla fine trova il tiro. Il fallo è di Zedda, ma non era azione di tiro secondo gli arbitri, dunque semplice rimessa per Viganello Massagno, che viene raggiunto ora a quota 2 da Bologna. Passaggio consegnato per Cassano, che però commette fallo in attacco. Momento favorevole al Fortitudo Bologna, gioco spezzettato in questo avvio per via dei falli. Per il momento la situazione favorisce la Fortitudo, mentre c'è il fallo di Alzani che è costretto a fermare Cassano in maniera anche piuttosto evidente per evitare il contropiede. Torna in panchina Alzani perché si tratta già del suo secondo fallo e al suo posto. Fa il suo esordio in questa partita Lorenzo Sapienza, numero 25. Manzambì assolutamente fuori giri questo tentativo di passaggio che probabilmente gli scappa anche dalle mani. La Fortitudo riparte con la rimessa dal fondo per un possesso che potrebbe anche valere la doppia cifra in caso di canestro da Sansovini. La palla fuori per Sapienza, Bonora un palleggio e poi il tentativo di servire la penetrazione di Bentivogli, non riesce a controllare questo pallone. Cassano dalla parte opposta lotta, recupera il balzo dopo il suo stesso errore e corregge a canestro per i punti numero 2 e 3 di Canello Massagno, mentre il Ghioro è costretto spendere fallo su Sansovini che torna in lunetta. Un altro cambio per voce a Zanardi, entra anche Marchi al posto di Bentivogli che invece va a sedersi in panchina. Quarto fallo per la squadra in maglia bianca, già bonus per buono il primo tiro libero di Sansovini. Buono anche il secondo. Ci sono dei cambi questa volta anche per la panchina di coach Monaco. Entrano in questa partita il numero 23 Iannini. Si
fondo, Eurostep per lui, sbaglia qui, non trova la forza giusta per dosare l'appoggio al tabellone. Zetta cerca lo scarico, Picco in più tempi, poi riesce a controllare il pallone che affida a Gielmini per ritornare dalla parte opposta del campo. Bernasconi, lo scarico per Cassano, palleggio, arresto e giro da due punti, sbaglia il rimbalzo di Zetta, si allungano le squadre, c'è tanto spazio per correre il contropiede per la squadra di coach Zanardi, Bonara sbaglia, ma per fortuna c'è Sansovini che corregge per il canestro che vale l'11-3 per la Fortitudo Bologna, time out per coach Monaco, buon avvio della squadra bolognese invece costretta subito ad inseguire Viganello Massagno, minuto di sospensione e breve pausa anche per noi. Subito si riparte dall'11-3 in favore della Fortitudo Academy contro Viganello Massagno, che è costretto ad inseguire massimo vantaggio raggiunto poco fa con l'ultimo canestro di Sansovini per la Fortitudo Bologna, che alza la difesa a tutto campo perlomeno per cercare di infastidire Viganello Massagno al momento della rimessa dal fondo. Picco, finta, il passaggio a sinistra e poi penetra verso destra, sbaglia qui Bernasconi per Viganello Massagno, si aprono una volta gli spazi bellissimi per il contropiede della Fortitudo che va fino in fondo con Sansovini, pesca un altro fallo, terza gita in lunetta per il numero 21 Massimo Sansovini, che torna nuovamente in lunetta per dare ulteriori lunghezze di vantaggio. Sbaglia per il primo, riceve l'indicazione di coach Zanardi, va il secondo, 0 su 2 però per lui, rimbalzo difensivo controllato da Cassano, giocatore dal fisico importante per la categoria, che non ha nessun problema nel gestire il pallone anche nel ruolo di playmaker. Gielmini si prende la tripla importante, la sbaglia, ma il rimbalzo di Cassano per l'appunto sbaglia a sua volta, airball per lui e possesso controllato dalla Fortitudo, fermato il contropiede sempre da Cassano, che ci sta provando indubbiamente in questo via di partita, ma per ora sta facendo fatica la squadra di casa. Falso ingresso, anche Ragazzi in panchina, Sansovini tra gli applausi del pubblico bolognese giunto in supporto in questa domenica di Pasqua. Marchi con i tiri liberi, lui a questo punto già in bonus, la Fortitudo sbaglia però i tiri liberi, recupera un altro pallone, non solo c'è il canestro ma c'è anche il fallo in questo momento, una sola squadra in campo con la Fortitudo che entra meglio in questa partita e ora prova la fuga subito nel primo quarto. Partita importante nell'ambito del girone A, valida per il passaggio al turno successivo per
passaggio in semifinale ad aspettare la vincente, c'è già la nazionale svizzera. Croce Zanardi, se potesse, entrerebbe anche lui in squadra a difendere, chiama a gran voce il pressing a tutto campo, rischia di portare un'altra palla recuperata, alla fine riesce a cavarsela di Manello Massimo. Picco che dalla parte opposta prova la soluzione personale, prende il fallo della difesa, il quarto per la Fortitudo, dunque d'ora in avanti in bonus anche la Samb. Segna il primo picco, che è importante anche dal punto di vista puramente visivo, si muove il punteggio sul tabellone, era fermo a quota 3 per la Samb da diversi minuti. Dopo le ore di picco, il secondo tiro libero, c'è però il rimbalzo di Cassano, uno dei migliori in questo momento. Si cerca di costruire un tiro molto difficile, senza ritmo, direttamente dal punteggio. Però l'infrazione di passi di Sapienza, che non riesce a reggere il pressing di Gilardi su di lui, anche Gilardi appena entrato in questa partita. A 4, si riparte da qui con un'altra possibilità di accorciare le distanze per la Samb, il pallone però è perso e diventa direttamente un assist di fatto per il contropiede condotto da Zagnoni e concluso da Marchi, altri due punti per il numero 4. Ecco, quindi viene raddoppiato nell'angolo di destra, Iemmini, altro scarico, finisce nuovamente nella metà campo difensiva. Gilardi lo fa suo, ma arriva prontamente il fischio, infrazione di campo, 17-4, che lascia poco spazio all'immaginazione su quanto possa essere successo in questo primo quarto. Per il momento pochi spazi per Viganello Massani. Sapienza, Zannone attacca con la mano destra, Gilardi cerca di recuperare il pallone, poi si lotta, alla fine c'è il tocco con il piede che induce gli arbitri al fischio, si rimane in questa metà campo, ci saranno 14 secondi, viene riciclato il tempo a disposizione della Fortitudo per questo possesso, 2:23 da giocare nel primo quarto e vantaggio più 13 per Bologna. Marchi entra in penetrazione, virata per lui e poi scarico obbligatorio per Sapienza, che si fa trovare pronto ma sbaglia, il tiro è largo per Masconi, va fino in fondo, tutta velocità, prende posizione qui Sapienza, era perfettamente quello, mi sento di avallare la decisione degli arbitri che valutano bene e giustamente, come mostra l'arbitro Sapienza, mima proprio il movimento del numero 25 che non era perfettamente in posizione al momento dell'impatto con l'avversario. Arrivano altri due cambi per Bologna, finisce proprio Sapienza, entra Bentivogli, finisce anche Zedda al posto suo, poi su ingresso Ettore Pappolla, primi minuti in campo per lui. Altra occasione dalla lunetta per muovere il punteggio di Viganello Massagno, che però sbaglia con Bernasconi, il primo dei due liberi a disposizione. Uno su due. Punteggio che si aggiorna nuovamente 17-5. Bentivogli raddoppiato, prova ad alzare l'intensità difensiva alla Samb. Attacca Marchi, palleggia dietro la schiena, costretto a cambiare lato, cerca passaggio per Bentivogli, intercettato dalla difesa che però non controlla. Pappolla, Bentivogli può attaccare, andare fino in fondo, ottimo controllo del corpo che però non basta per trovare il canestro. Qui Manzambico mette un'ingenuità incredibile, palla persa proprio nella metà campo difensiva, sbaglia da tre punti Pappolla, lotta in calcio Zannone, infine la meglio la Samb che riconquista un pallone importante, soprattutto evita che Bologna arrivi a quota 20 punti per 1:30 ancora da giocare in questo primo quarto. Per ultimo è Marchi, ma questa visuale sembra che la scelta degli arbitri sia stata corretta, possesso che rimane a Viganello Massagno.
Ecco, con il passaggio consegnato per Torun, appena entrato Dico scambia con Manzambi. Buon dai e vai tra i due, poi Manzambi sbaglia a calibrare la forza per il tiro che si infrange sul tabellone. Nuovo possesso per la Sam. Bene con questa finta Gilardi, però anche lui va lungo nel tentativo di tiro dalla media distanza. Gilardi manda fuori giri ben due avversari con una sola finta e poi però sbaglia al momento del tiro. Si rimane sul 17-5, ora diversi errori sia da una parte che dall'altra. La situazione rimane invariata, ma la situazione va bene alla Fortitudo. Ragazzi, riceve il consegnato da Bentivoglio, poi lo scambio per Zagnolo che controlla di avere i piedi da sbaglia però secondo ferro e rimbalzo di Gilardi. Manzambi che non disdegna neanche il tiro da lontano, però va lungo ancora una volta male come percentuale al tiro la Sam. Ho sommato 17 punti, possono essere troppi subiti, sicuramente 5 sono pochi segnati. Ci pensa Rodi Torun a concludere il contropiede che regala il meno 10 che regala il meno 10 alla Spinelli. Nel frattempo arriva quella che sembrava essere una pazzia da parte di Marchi, che non si intende con la panchina e allo scadere, pensava di essere allo scadere, tira la prima della metà campo, segna Marchi con ancora 10 secondi rimasti sul cronometro, tra l'incredulità non solo della panchina bolognese ma anche di tutto il pubblico alla Nosedo. Altri 3 punti per la Fortitudo, che con questa vera e propria prodezza nata da un errore di fatto conclude il primo quarto sul 20-7. Breve pausa e poi secondo quarto della partita. Finale di primo quarto ai limiti dell'assurdo qui alla Nosedo. Fortitudo Bologna e Diganello Massagno sono impegnate nell'ultima partita del girone A, partita che determinerà quale tra queste due squadre passerà il turno, accedendo così alle semifinali. Ultimo canestro di Bologna, emblematico rispetto a quanto è successo nell'intero primo quarto. È andato tutto bene a Bologna, che anche nell'errore ha trovato un incredibile canestro di Marchi da prima della metà campo, ha consentito a Bologna di chiudere a quota 20 il primo parziale. I primi 8 minuti di gioco come da regolamento, quarti da 8 minuti all'interno di questo torneo, costretta ad inseguire Viganello Massagno, che ora dovrà mettere in campo qualcosa in più per sperare di poter dire ancora la propria nel secondo tempo. Ora è Torun, ancora dell'ultimo canestro per Viganello Massagno. Picco costretto allo scarico, Manzambi può andare fino in fondo, fa valere su gente, riesce a farlo e trova il primo canestro di questo secondo quarto. Parte bene la Sam, raddoppio difensivo su Ragazzi che rischia di perdere il pallone, alla fine l'ultimo a toccare è un giocatore in maglia bianca che era però già fuori dal campo. Dunque si rimane da questa parte più 11 ora per Bologna, massimo vantaggio di 13 lunghezze ottenuto proprio al termine del tiro. 20 punti, rischia il fallo più piccolo, non c'è nessuno che arbitrizza, non è un tiro difficile dalla prima distanza, cadendo indietro, sbaglia ma segue bene, trova il rimbalzo ma poi commette infrazioni di passi, fa saltare bene la difesa, probabilmente sarebbe arrivato anche il fallo su di lui, ma c'è prima l'infrazione di passi giustamente
evidenziata dagli arbitri che riconsegnano il possesso nelle mani dei giocatori di Coach Monaco. Picco attacca, recupera il pallone Marchi e riparte subito in contropiede. Il pallone per Pappolla che avrebbe spazio per il tiro. Si ritorna da Marchi, poi Ragazzi si gira molto bene. Nulla può Gru in difesa su di lui. Allora, i primi due punti di questo parziale anche per Bologna. Gru rischia di combinare qualcosa di negativo dal palleggio, infatti poi finisce per perdere il pallone e poi commette fallo su Marchi che finisce a terra in maniera rovinosa. Nessun problema per lui che si rialza e torna subito in campo. 6:51 da giocare prima dell'intervallo, 22-9 e palla in mano per la Fortitudo Bologna. Per Ragazzi che con la mano cerca di mantenere il controllo del pallone, non ci riesce. Manzambi subisce il fallo, non trova il canestro, ma ugualmente con i due tiri liberi sembra aver messo più intensità in questo secondo quarto. Manzambi perlomeno per il momento sta iniziando a raccogliere i frutti di questo, prima un canestro e ora non arrivano altri due, arrivano due tiri liberi mentre rientra Cassano per la Sam e rientra invece anche Zedda per la Fortitudo al posto di un ottimo Marchi, capace anche di andare a segno da lontanissimo alla fine del primo quarto. Coach Zanardi accovacciato a bordo campo, ne approfitta per dare qualche indicazione a Zagnoni mentre arriva il primo tiro libero messo a segno da parte di Manzambi che manda a segno anche il secondo. Molto bene Manzambi in questo tiro di secondo quarto. Zedda, proprio il numero 12 in difesa su lui che conferma le ottime impressioni. Zedda consegnato per Zagnoni, prende il lato destro su cui si chiude la difesa, si incapponisce e Zagnoni finisce per perdere il pallone. Il contropiede per la Sam che sembra essersi sbloccata. Ora Cassano trova solo il ferro, si lotta a rimbalzo, Zappa cerca di mantenere il pallone in gioco ma pesca la linea e dunque ci sarà rimessa dal fondo che verrà effettuata. Dopo il cambio della Fortitudo rientra Sansovini ed esce Ragazzi. Se ne sono andati praticamente i primi due minuti di questo secondo quarto. 20 volte Zedda riesce a non permettere falli in attacco e liberarsi del pallone. Passi per Zanardi. C'è il cambio per coach Zanardi che lo riporta subito in panchina, dunque dopo le indicazioni mentre era in campo ne seguiranno altre in panchina. Non un grandissimo avvio per Zagnoni che ha giocato una grandissima partita contro Cernusco proprio qui nella giornata di ieri. Zappa cerca Cassano, arriva un'altra infrazione di campo per la Sam, non c'è il tocco da parte dei giocatori in maglia blu e dunque infrazione di campo. Pappolla rimette il pallone in gioco, cerca il legale con 20 volte, però sbaglia il passaggio. Picco il contropiede, prende bene il tempo Zedda e non finisce per commettere fallo. Arriva il canestro di Picco che mai diventa per il tiro libero supplementare, possibile giocata da 3 punti per sembra essersi rimessa in carreggiata la Sam in questo secondo quarto. Per il momento parziale di 6-2 in favore della squadra allenata da coach Monaco. Sbaglia il tiro libero Picco e il pazzo alla meglio la Fortitudo, poi vola il contropiede, la palla viene poi recuperata dalla difesa in maglia bianca. Zappa va da Manzambi che aspetta l'arrivo di Cassano. Ora nuovamente Zappa contro Alzani. Manzambi da 3 punti si può rifare ma trova un altro errore.
è ancora colpito da lontano. Dalla parte opposta prova a rispondere con un canestro da tre punti da Fortitudo, sbaglia però anche la formazione bolognese e Sansovino rientra e ricomincia da dove aveva lasciato altro rimbalzo e altri due punti. Il miglior giocatore insieme a Marchi per Bologna in questo primo tempo. Picco, spalla canestro contro il Zani, se la può giocare, il passaggio è non perfetto, non precisissimo, meglio. Recupera il pallone e ha tempo e modo di trovare i primi due punti della sua partita. Risponde subito anche la Fortitudo, 26-15. Ora si torna a segnare con una certa regolarità. Picco si ferma e prende in controtempo la difesa di Alzani, che scappa via. Sbaglia però Picco e poi lotta per il possesso del pallone. Dopo il suo errore, la contesa dà ragione alla Fortitudo Bologna, che andrà a rimettere il pallone in gioco dopo il cambio voluto dalla panchina del Viganello Massagno, con Picco che ritorna a sedersi, un giocatore che non si risparmia mai e spende tante energie, dunque riposo meritato per lui. Rientra Ielmini, solamente un fallo per parte per il momento in questo quarto. Sansovino consegna il pallone a Pappola, che può partire in penetrazione, viene chiuso bene dalla difesa, c'è lo scarico per Zedda, raddoppiato da solo Pappola, lo sa e si prende il tiro. Tiro agevole per lui da tre punti, con spazio che viene mandato a segno, palla in fondo alla retina, punti numero 27, 28 e 29 per la Fortitudo. Sansovini, altro ennesimo contropiede, ma viene stoppato da Ielmini che lo aspetta, prende bene il tempo, soprattutto prende il pallone, zappa, va fino in fondo alla parte opposta, cerca l'aiuto del tabellone, sbaglia e poi è passato con il balzo a segnare. Segna con una certa continuità Viganello, ma poi si dimentica di tornare in difesa. Altri due punti estremamente facili per la Fortitudo. Zappa qui interrompe il palleggio, era sembrato che fosse arrivato un fischio, invece così non è stato. Ielmini va fino in fondo contro Alzani, non c'è nulla, c'è il rimbalzo della Fortitudo che poi con Marchi e Zeta va a rimettere un po' di ordine. Fondo Zedda, vede la linea di fondo sguarnita, se la prende, va il fallo, non è buono il canestro di Sansovini, il fallo è arrivato prima su Zedda, che comunque avrà due tiri liberi, secondo fallo per Viganello Massagno, che ora va a mettere in campo per la prima volta anche Fuad Abi con il numero 14, e rientra anche Bernasconi al posto di Mazzambi. Entriamo negli ultimi tre minuti del primo tempo, sul 31-17 in favore della formazione bolognese. Segna il primo Zedda e segna anche il secondo, 2-2 per lui. Cassano, proprio contro Zedda, si fa chiudere tra linea di centrocampo e linea laterale, proprio il posto dove un attaccante non deve farsi assolutamente chiudere dalla difesa, perché facilita e non di poco il lavoro del difensore. Invece in questo caso non riesce a fare altrimenti Cassano, palla persa per Viganello Massagno, attacca Alzani, linea di fondo, l'ha lasciato in maniera splendida a Sansovini. Non riesce a trovare un altro canestro, nel frattempo è entrato anche Wamba per la Fortitudo, finalista della gara di tiro da tre punti ieri sera, proprio insieme a Cassano della Samna. Abi può attaccare, cerca di seminare il panico nella difesa, poi c'è lo scarico per Zappa che è un tiratore ma sbaglia in questo caso, palla letteralmente sputata dal ferro, rimbalzo controllato da Wamba, doppio palleggio qui per Alzani che pasticcia e si prende il rimprovero di coach Zanardi, che arriva puntuale, rientra Picco e esce Zappa. Nel frattempo questa è la scelta di coach Monaco, rimanda dentro il proprio numero 5 per terminare il primo tempo. Cassano,
Bernasconi, ora ancora picco, ottimo il taglio di Cassano che si muove bene senza palla, conosce molto bene i tabelloni della Rosede, ne approfitta per appoggiarvisi per andare a segno con quest'ultimo due punti. Ancora un interessante scambio, per così dire, tra coach Zanardi ed Alzani, vuole vedere correre di più il pallone dal proprio playmaker, il coach, e diciamo che glielo ha fatto capire in maniera abbastanza chiara. Nel frattempo arriva pure il time out, dunque interruzione, riprenderemo sempre da qui, sempre in diretta con l'ultimo minuto e 54 secondi rimanenti in questo primo tempo. Tre falli per la Samme e due per la Fortitudo fino ad ora, dunque hanno ancora falli da spendere entrambe le squadre in questo finale di primo tempo. 1.54 sul cronometro, a condurre i giochi è la Fortitudo, 33-19 per il momento. Buon primo tempo per queste due squadre che si contendono il passaggio in semifinale nel torneo internazionale giovanile della Samme, che cerca di salvare il pallone in qualche modo Zedda, ma la palla finisce per colpire la struttura del tabellone. E allora può tornare ad avere il pallone in mano la Samme con Picco, Cassano, Bernasconi, Picco, poi sempre il solito taglio di Cassano dal lato debole, Yelmini attacca, va lui fino in fondo, arriva molto bene l'aiuto di Wamba, però finisce per fare fallo sul numero 23, un leggero ritardo, anzi il fallo è di Marchi e non di Wamba, infatti la sua posizione sembrava essere corretta. In questo caso il pallo è arrivato da un altro uomo della difesa di coach Zanardi. Due tiri liberi quindi per Yelmini e Fortitudo, che raggiunge a quota 3 la Samme nei falli di squadra. Secondo tiro libero, perde il controllo del pallone, quindi di fatto non riesce a tirare e non avrà l'opportunità per riprovarci. Il pallone viene assegnato alla Fortitudo, 33-20 per il momento. Si continua a giocare in questo primo tempo con Marchi che batte in fondo, alza il pallone ad indirizzo del ferro e viene accolto. Palla che termina in fondo alla retina, più 15 ora per la Fortitudo, che ha retto bene l'urto nell'inizio del secondo quarto quando la Samme sembrava essere entrata in maniera concreta all'interno di questa partita. Qui Cassano va lungo da tre punti, Wamba difficoltà nel controllare il pallone, si ferma e aspetta il rimorchio di Zedda che prende, spara da tre punti senza esitare e colpisce per il 18, massimo vantaggio quando si avvicina il momento del rientro negli spogliatoi per la Fortitudo Bologna. Qui arriva un fallo sotto canestro su Picco, mani al volto per lui, ovviamente speriamo che non sia nulla di grave. Si rialza fortunatamente, può andare a prendersi i tiri liberi che gli spettano. Doppio cambio per la Fortitudo, esce Alzani ed esce anche Zebra, rientrano Bentivogli e Bonora. Pronto Picco, due tiri liberi per lui, ora il primo.
sbaglia non di poco, ha subito l'opportunità di rifarsi con il secondo. 39 secondi e 9 decimi sul cronometro. Segna picco e accorcia leggermente le distanze. Pronto sulla linea di passaggio, però non riesce a controllare. Rimessa dal lato, già effettuata da Marchi, sempre per Bentivogli. Quindi restituisce il pallone, poi per il tiro da tre punti, qui sbaglia, controlla il rimbalzo Cassano. Nuovo contropiede, nuova possibilità per la Sam. Abi riesce a mantenere il controllo del pallone e poi gli scappa. Non c'è fallo, non c'è tocco della difesa, si rimane con il possesso per la Fortitudo Bologna. 10 secondi esatti al termine del primo tempo e dunque avrà la possibilità di andare fino in fondo. Rimessa da fondo campo per la Fortitudo, ma di tempo ce n'è. 38-21, time out per coach Zanardi. Si riparte dopo il time out con la rimessa da fondo che sarà effettuata da Zedda. Si smarcano Bentivogli e Marchi, è servito il primo. Ultimi 10 secondi di primo tempo. C'è spazio per arrivare un ultimo tiro, però il cronometro scorre, costretto a prendersi un tiro difficile. Bentivogli alla fine non costruisce nulla la Fortitudo. E dunque termina qui il primo tempo. Meglio la Fortitudo rispetto a Viganello Massagno, 38-21. Buon margine, anzi direi ottimo margine di vantaggio in vista del secondo tempo per la squadra di coach Zanardi. Invece dovrà mettere in campo qualcosa di più, a cominciare dalla metà campo offensiva la Sam. E dunque intervallo qui alla Nosiedo, ripartiremo con il secondo tempo sempre in diretta dalla Nosiedo.
poco più di 60 secondi ci dividono dal secondo tempo della partita tra Coltitudo Bologna e Viganello Massagno, i padroni di casa dell'Under 16 nazionale. Sono in svantaggio, sono ben 17 i punti che dividono le due squadre. Meno brillante la Sam rispetto a quella vista ieri contro Cernusco a Breganzona, ma sicuramente la squadra di coach Monaco ha tutte le carte in regola per provare a rientrare in partita nel secondo tempo. Manzambini, Uru, Cassano, Picco e Ielmini sono questi 5 giocatori scelti dal coach per iniziare il secondo tempo. Ora andremo a scoprire anche i 5 della Fortitudo. Sovini, Zedda, Bonora, Alzani e Bentivogli. Dunque scoperti i 10 in campo, siamo pronti al secondo tempo dell'ultima partita del girone A Under 16 per scoprire quale squadra raggiungerà la selezione nazionale svizzera in semifinale. Semifinale che si giocheranno in contemporanea questa sera alle ore 8, una qui ed una sul campo di Breganzona. Si torna a giocare, torna a correre il cronometro, primo possesso del secondo tempo per la Sam con Manzambini. Si vede sfilare il pallone di Malo che rimane però in possesso della Sam, che prova due volte a scalfire subito il canestro della Fortitudo Bologna, che per il momento regge. Poi alla fine c'è il rimbalzo difensivo della Fortitudo, ma il primo possesso anche dalla parte opposta non porta a punti. Picco è lui in possesso del pallone, ora Cassano, Manzambi, giro palla sul perimetro per la Sam, Picco palleggia adesso il tiro e stoppata di Bentivogli per ripartire in contropiede la Fortitudo, lo fa con Alzani, quindi raddoppiato, controlla il pallone di Russo, finisce per terra Alzani. Iuru ha spazio per il tiro da tre punti per trovare un canestro importante in avvio di secondo tempo per la Sam. Sbaglia però Manzambi, lotta, rimbalzo, alla fine lui è l'ultimo a toccare palla che termina fuori. Tiro da tre punti anche per la Fortitudo, solo errori per il momento da quando si è tornati a giocare. Manzambi finta il passaggio verso Picco e poi apre il palleggio, prende il centro del campo, poi consegna il pallone a Cassano, palleggio al resto di tiro che è nelle sue corde, lo sbaglia però ancora nessuno che riesce a sbloccarsi. Alzani, rientrano solo in due della difesa della Sam ma bastano per fermare il contropiede, poi Veruno riesce a controllare il pallone sul quale si avventa ma terminando fuori dal campo. Dunque rimessa dal fondo per la Fortitudo con 22 secondi da giocare, mentre c'è già il primo cambio, torna subito in panchina Alzani e rientra. Marchi alza notevolmente il quintetto coach Zanardi e la mossa paga, in men che non si dica, segna subito Marchi appena rientrato in campo. Ottimo il contropiede con Iuru che fa saltare la difesa, poi manca l'appoggio al tabellone, sbaglia qui un canestro che invece doveva entrare per Viganello Massagno. Con il passare del tempo i 20 punti che separano le due squadre, 19 per l'esattezza, rischiano di diventare troppi. Il fallo della difesa, il fallo di Sansovini che spinge, così come indica l'arbitro. Manzambi già pronto in lunetta per i suoi due tiri liberi. Primo cambio in questo secondo tempo anche per coach Monaco, rientra Capponi ed esce Ielmini. Segna Manzambi perlomeno il secondo tiro libero e riporta la sua squadra a meno 18, poi subito recupera il pallone Capponi, quindi buona scelta quest'ultimo cambio anche per coach Monaco, però poi non riesce a trovare il canestro. C'è comunque fallo su tiro, secondo fallo per la Fortitudo e altra gita in lunetta invece per la Sam.
per Capponi. Su due per lui, e buon momento questo per la Samp, che ne deve approfittare una delle ultime occasioni per rientrare nella partita. Qui arriva la palla persa per Bologna con infrazione di passi per Zedda, e dunque è proprio questo il momento per la Viganello Massagno di rifarsi sotto nel punteggio. Manzambi, ottima il taglio di picco, fermato però bene dalla difesa di Zedda. Allora riparte la Fortitudo, che non si è ancora sbloccata praticamente in questo quarto, solo un canestro arrivato dalle mani di Marchi, mentre esce Sansovini e rientra Ragazzi. Braccia lunghissime per il numero 22 dell'Academy bolognese. Buonora prende la linea di fondo, poi però scarica nel nulla, dove ci sono solamente maglie bianche. Cassano può comodamente recuperare il pallone e ripartire verso la propria metà campo offensiva. Palla che termina fuori, ora gioco parecchio spezzettato, le squadre non hanno ripreso il ritmo dopo l'intervallo. E rientra anche Zagnoni, che non ha fatto benissimo nel primo tempo. Abbiamo visto molto bene invece contro Cernusco. Dunque ci si può aspettare solamente miglioramenti rispetto alla prima metà di gara. Picco dopo la rimessa dal fondo, controlla il pallone Manzambi da lontano, ma non ha ancora colpito. Non è una grandissima giornata per Manzambi al tiro dalla lunga distanza. Ancora Manzambi, ora in palleggio, va da Cassano su Luiz Zagnoni. Picco e Manzambi completa il ribaltamento del lato Viganello Massagno. Capponi, il piede è dentro la linea di punti dopo questo canestro, a buon ingresso in campo di Capponi in questa fase della partita. 40-26, ora ci deve credere la Sam, meno 14. Zagnoni da lontano, solo il ferro, poi ancora il ferro e infine le mani di Picco, ma la palla non è passata dalla retina, dunque rimbalzo difensivo per la Sam. E poi arriva il fallo di Bologna, che fatica a ritrovare il ritmo che aveva nel corso del primo tempo. Ancora nessun fallo speso dalla Sam, tra l'altro, che andrà a rimettere il pallone in gioco per Manzambi, che poi apre il palleggio, può attaccare Ragazzi, alla fine consegna il pallone a Cassano. Yoru cerca di andare in posto da Manzambi e poi mette giù il pallone per andare in penetrazione. A rimbalzo lottano lui e Zagnoni, alla fine il pallone lo controlla Zedda, che riparte. Yoru su di lui. Zedda, ottimo il passaggio per Zagnoni in post, scarico dalla parte opposta, Bentivogli torna bene ad accoppiarsi la difesa sugli avversari, qui poi Manzambi praticamente scivola e finisce per franare addosso a Bentivogli. Eccolo il primo fallo di squadra per Viganello Massagno, 2-1, perché sono due invece i falli per la Fortitudo. Rientra Torun ed esce Cassano. Riceve molto bene il pallone Zedda, smancandosi in fretta, poi va subito al tiro, c'è il fallo della difesa che lo blocca e dunque due tiri liberi in arrivo per il numero 20 della Fortitudo, mentre coach Zanardi approfitta dell'interruzione per colloquiare con il proprio numero 41 Marchi. A 26 e torna a mettere qualche punto in proprio favore la Fortitudo. Un ritmo che si è leggermente abbassato rispetto al primo tempo. Picco, spazio per il tiro, lo finta e poi parte
prendendo la linea di fondo, poi cerca uno scarico praticamente alla cieca che non trova grande fortuna, anzi finisce nelle mani dei giocatori della Fortitudo che ripartono in contropiede. Zedda poi costretto con uno scarico anche questo disperato, palla persa anche dall'altra parte, mentre è pronto a rientrare Sapienza per Bologna. Torun lo scarico, la finta ottima di Capponi che poi si prende il tiro. Questa è una buona scelta, una buona costruzione del tiro per la Sanna, che poi con il rimbalzo video Ruth trova altri due punti, nuovamente meno 14, e poi per arrivare al fallo dalla parte opposta, terzo fallo della Sam, e altra gita in lunetta, ma questa volta dalla linea di tiro libero avrà la sua doppia opportunità Zagnoni. C'è time out nel frattempo chiamato dalla Sam, dunque interruzione, minuto di sospensione, pausa anche per noi, poi riprenderemo con gli ultimi 2 minuti e 47 di questo terzo quarto. Si sistema già a rimbalzo, si riparte dai due tiri liberi in favore della Fortitudo Bologna, si sistema a rimbalzo invece ovviamente la squadra di coach Monaco che rientra per prima in campo, ora è seguita anche dagli avversari con Zagnoni che è già pronto in fase di preparazione per il suo primo tiro libero che va a segno, 43-28 dunque per il momento, ma avrà un'altra, una seconda opportunità Zagnoni. Uno su due per lui, ma in balzo c'è Zedda. Fase già decisiva della partita. Ora dovesse mantenere un discreto margine di vantaggio la Fortitudo Bologna, avrebbe già fatto la gran parte del lavoro. Però ancora una volta arriva il gol di Zagnoni. E il contropiede favorisce la Samba, ancora sembra essere entrata con buona intensità perlomeno a livello fisico e atletico. Marchi al palleggio molto bene, fino in fondo contro tutti, inarrestabile Marchi, in questo caso Riccardo Marchi, gran canestro. Dalla parte opposta Capponi tocca la difesa, palla che termina fuori, è già pronto Capponi a rimettere il pallone in gioco, ma c'è prima un cambio, rientra Gilardi. La Viglianello Massani rimette il pallone in gioco, Capponi piccolo riceve, poi glielo restituisce, palleggio, arresto tiro per Capponi, molto bello da vedere ma corto sul primo ferro. Sapienza, Zedda e poi Marchi, tanti minuti in campo per Zedda. Nel frattempo arriva il fallo sul palleggio di Marchi, troppo aggressivo Capponi, punito dagli arbitri, terzo fallo di squadra per la Sam, 45-30, più 15 per la Fortitudo che con 1 minuto 52 da giocare nel terzo quarto vuole approfittare di questo momento della partita per chiuderla il prima possibile. Fallo anche su Sapienza. Non è ancora il momento dei tiri liberi. Sarà solamente rimessa, anzi è sì in lunetta Sapienza, perché si trattava già del quinto fallo in realtà della Sam.
Dunque bonus per la Fortitudo che ne approfitta, altro punto aggiunto al già considerevole vantaggio. Su due di Sapienza, pressing da tutto campo per la Fortitudo che, come dicevo, vuole approfittare del momento, ma arriva il fallo di Zagnoni e dunque altra rimessa per la San. 47-30, massimo vantaggio ora in questo terzo quarto. Sicuramente un vantaggio importante che con il passare del tempo diventerà sempre più complicato da colmare per la Viganello Massagno, che ora con picco si prende un altro resto tiro ma viene sbagliato per il balzo della difesa. Ultimi 90 secondi, gira veloce il pallone nell'attacco della Fortitudo. Z spalla canestro, mantiene ben saldamente a terra il piede Berno, non commette infrazione di passo, ma ugualmente c'è una palla persa per Bologna che si scopre al contropiede, concluso poi da Capponi che sbaglia. Si lotta per il possesso su ogni pallone e la Sam recupera un altro, ne recupera un altro nella metà campo offensiva con Picco che poi cerca un passaggio complicato, capisce tutto Zedda, intercetta con una gamba, dunque rimessa da fondo per la Sam con 15 secondi sul cronometro. Mentre c'è un doppio cambio, rientrano Zappa e Cassano, escono Picco e Capponi, molto bene entrambi negli ultimi minuti. Sempre in controllo la Fortitudo, qui non riesce a trovare un compagno. Bernasconi sulla rimessa, va fino in fondo ragazzi, uno dei più alti per la Fortitudo ma anche uno dei più agili e veloci. Sempre sotto canestro ragazzi, contro tutti, cerca lo scarico, però Zannoni nel frattempo si era abbassato in angolo e dunque il passaggio di ragazzi rotola direttamente al di fuori del campo. Supera la metà campo non senza qualche difficoltà dato il pressing di Sapienza. Bernasconi, ragazzi, indietreggia, cerca di mantenere un po' la posizione difensiva sul campo, ma è ancora più bravo Bernasconi a trovare questo canestro. Andare fino in fondo Bologna, qui la palla viene sporcata ma il possesso è sempre per i bolognesi che volendo avrebbero ancora falli da spendere, ma si può prendere tutti i secondi la Fortitudo che per ora è sul più 15. Zeta in palleggio contro Bernasconi. Costretto a fermare il palleggio Zeta, intercetta un'altra palla la Sam con Zappa. Palla sempre per Bologna ma c'è solo un secondo e 8 decimi. Zedda riceve, prende, spara da 3 punti, sbaglia però, il tiro è lungo, tiro su una gamba sola per lui, tutt'altro che semplice e con poco tempo tra l'altro per caricare, prendere la mira. 47-32, finisce con questo punteggio il terzo quarto, dunque ultimi 8 minuti in arrivo in questa partita tra Fortitudo Bologna e Viganello Massagno che conclude la fase a gironi del torneo. Thank you.
pronto già ad effettuare la rimessa. Bernocchi con il numero 22, appena entrato per la Sam. Poi Zappa in palleggio, finisce con il perdere il pallone. Sapienza si può lanciare in contropiede con la mano sinistra, appoggia al vetro. I primi punti di questo quarto periodo, 49-32. Si aggiorna il punteggio, si aggiorna nuovamente perché Sapienza nel frattempo recupera un altro pallone. La squadra di coach Zanardi vuole chiudere i giochi subito senza lasciare spazio e possibilità alla Sam di rientrare. 6 punti consecutivi che sanno già di game set match per Bologna, che in 30 secondi esatti mette altri 6 punti di distanza tra sé e gli avversari sul 53-32 più 21, e ora sì massimo vantaggio della partita per la squadra di coach Zanardi. Timeout immediato invece sull'altra panchina. Ritorna in campo la Viganello Massagno dopo la strigliata arrivata dallo staff tecnico. Iniziato come peggio non poteva questo quarto periodo con 6 punti consecutivi subiti soprattutto in 30 secondi per una Fortitudo che ora si proietta già verso le semifinali che si giocheranno questa sera alle ore 8 circa, prevista la palla 2 di entrambe le semifinali, una si svolgerà qui alla Nosedo e una invece a Breganzone. Tutto pronto per ricominciare a giocare mentre si preparano già di fatto le squadre che scenderanno in campo per le semifinali del torneo Under 14. Si parla di TuS Lichterfelde, squadra tedesca di Berlino, che affronterà lo Zadar dell'omonima città croata. Altra palla persa per la Sam, che sembra essere in rottura prolungata. Altro possesso offensivo invece per la Fortitudo, che attacca con Zed alla linea di fondo, poi trova un ottimo passaggio per Zagnone. Qui a paglio degli arbitri, il possesso sarebbe dovuto andare ancora a Bologna, stoppato regolarmente sì Zagnone, ma poi l'ultimo a toccare mi sembra che da questa angolazione si sia visto in maniera abbastanza chiara un giocatore del Viganello Massagno. Poco cambia, 53-32, si riparte da qui, di fatto primo possesso offensivo di questo quarto per i padroni di casa, con Zappa ora che praticamente in terzo tempo dalla linea dei tre punti è costretto a prendersi un tiro allo scadere che aveva ben poche chance di finire in fondo alla retina. Zagnoni, ottimo, ottima virata e poi tira in allontanamento altrettanto difficile, ma lui riesce a mandarlo a segno. Zappa con il consegnato per Bielmini, che commette però infrazione di passi, un'indecisione di troppo nel avviarsi verso il canestro in palleggio. Ci sono altri due cambi per la squadra di coach Monaco, che lentamente vede le proprie chance di accedere alla semifinale del torneo sfumare. Zagnoni riesce a trovare un compagno dopo la rimessa, ma poi lo scambio per Zagnoni è importante questo punto. Chiudere la partita, Zagnoni non perdona, soprattutto coglie al volo l'occasione, tanto spazio davanti a sé, tanto tempo per prendere la mira e altri tre punti che portano Bologna a quota 58, ma soprattutto la Same ferma 32.
punteggio finale si parlerà al termine della partita, ma sembra ormai certo che la Fortitudo abbia ottenuto l'accesso per la semifinale di questa sera. Giuru pronto alla rimessa, trova Picco, Sapienza che poi viene battuto in velocità da Picco, grande passaggio dietro la schiena, azione bellissima di Danello Massani, con Giuru che termina con il canestro. Picco lotta ma non riesce ad arrivare sul pallone, dunque il fallo dovrebbe essere il suo primo, fallo di Zagnoni. Entrambi i giocatori sono andati a cercare il pallone, poi arrivano in ritardo con il pallone che era già scappato via, si scontrano, il fallo alla fine è per Zagnoni, secondo fallo per la Fortitudo, ancora nessuno invece per la Sam. Cassano si gira, subisce la stoppata regolare di Zagnoni, ma il fallo in realtà arriva alle sue spalle, dovrebbe essere di Ragazzi, il contatto falloso è così, ci sono due tiri liberi per Cassano in arrivo. Sbaglia il primo dei due tiri liberi Cassano. Nel frattempo è arrivato il terzo fallo per la Fortitudo. Segna il secondo, 58-35. Palla in mano per la Fortitudo. Ora in campo con Papolla, Ragazzi, Zella, Wamba e Sapienza, ma Ragazzi a trovare il canestro in questo caso, arriva a quota 60 la Fortitudo. Yuru mantiene vivo il palleggio su Wamba. Cassano prova ad attaccare ma poi perde il controllo del corpo e del pallone. Zedda può andare fino in fondo, Picco con l'intenzione di prendere il fallo ma non con la posizione. Arriva il fischio di fallo in attacco per Zedda dalla parte opposta, arriva sì il fischio di fallo di Picco, questo è fallo su tiro da parte di Sapienza, arriva anche il canestro per Picco che dunque va in lunetta con il tiro libero supplementare. Dovrebbe esserci un cambio, sia per la Fortitudo, doppio cambio per la Fortitudo e doppio cambio anche per la Sam, ma c'è il time out chiamato dalla panchina della squadra di casa, dunque si ferma ulteriormente il cronometro sui 4 minuti e 39 secondi ancora da giocare prima del termine, 60-37 in favore della Fortitudo. Squadre ritornano in campo e Picco è già pronto in lunetta per il tiro libero che potrebbe completare la giornata da 3 punti per lui, infatti è così, lo manda a segno
dopo il canestro che aveva trovato prima del time out, è arrivato il fallo e il conseguente tiro libero convertito per lui, palla persa qui da Bologna, nuovo possesso, nuova possibilità per Massagno con Caponi che si fa trovare pronto, riceve il passaggio di picco, poi va fino in fondo, sbaglia però il tiro, Abi non riesce a controllare il pallone, palla che termina fuori e rimessa dal fondo per la Fortitudo, alza la difesa tutto campo coach Monaco, sicuramente comunque ultimi al di là del risultato questo, questi ultimi 4 minuti, questa seconda metà del quarto periodo, segna anche Wamba da 3 punti, è stato finalista della gara del tiro a 3 punti del torneo di ieri sera. Ancora Wamba a fare tutto da solo, va fino in fondo e trova il fallo di Yoru che arriva fuori in tempo su di lui. E va a colpirlo. Due tiri liberi in arrivo per il numero 6. Maglia blu. Segna il primo Wamba. Segna anche il secondo. Tempo per un altro cambio per Viganello, con Yoru che torna a sedersi in panchina. Una buona partita per lui, una giornata complessivamente non semplice per la sua squadra. Chiellini con lo scarico per il compagno, in questo caso era che ha provato a prendersi il tiro da lontano, non riesce a centrare il bersaglio e ora è proprio lui che va a risedersi in panchina. Rientra Vernocchi con il numero 22. Qualche difficoltà di troppo nel rimettere il pallone in gioco per Pappolla, ma anche poi riesce in palleggio a superare il primo pressing difensivo, proprio Pappolla perso dalla parte opposta in angolo per il tiro da tre, Wamba recupera il rimbalzo e comodamente trova un altro canestro personale, 67-38, definitivamente dilagata la Fortitudo qui alla Nosedo, nei pressi del più 30 la squadra di coach Zanardi, palla che termina fuori e che ritorna in possesso proprio della formazione bolognese, qui fallo duro di Vernocchi, sicuramente non intenzionale questo contatto, sicuramente duro colpo subito da Zani che si rialza subito, gli arbitri inevitabilmente hanno dovuto optare per il fallo antisportivo in questo caso, dunque due liberi più rimessa per la Fortitudo. Per Alzani va addirittura di sopra dei 30 punti di vantaggio, ora la Fortitudo avrà un altro possesso da 14 secondi, Wamba cerca e trova il consegnato per Marchi che ha qualche difficoltà nel controllare il pallone, poi una volta che lo trova riesce a trovare anche lo spazio per andare in penetrazione, rimbalzo dopo il suo errore di Ragazzi, Wamba finta il tiro, molto buona la difesa di Girardi su di lui, deraglia alla fine Pappolla che finisce per terra, non c'è fallo, palla persa e tiro dall'angolo dalla parte opposta per Picco, sfortunato qui, palla che non entra più per Viganello Massagno. Marchi prova ad attaccare, va fino in fondo, non riesce a trovare il canestro, c'è il contatto falloso da parte della difesa, fallo dovrebbe essere del numero 10 Capponi, terzo fallo di squadra per la Samba
gli ultimi liberi per Marchi con 2 minuti e 37 secondi al termine della partita. Lotta sul possesso del pallone dopo i tiri liberi di Marchi. Alla fine arriva il fischio degli arbitri che decidono di rimanere da questa parte del campo. Possesso sempre per la Fortitudo, altri due cambi per coach Monaco. Rientrano Bernasconi e Torun al posto di Gelmini e Vernocchi. Canestro per Bologna, questa volta da parte di Ragazzi, 72 a 38. Picco rischia di perdere il pallone, poi si getta a terra nel tentativo di mantenerne il possesso, non riesce però nel suo intento. Di Bernasconi tenta di mettere un po' di pressione ad Alzani sul palleggio, finisce per commettere fallo anche lui. Si tratta del quarto anche per la Sam e dunque in bonus entrambe le squadre. Abbondantemente negli ultimi due minuti di partita. Capponi parte in palleggio e viene sporcato però molto bene da Ragazzi, che propizia un'altra palla recuperata per la propria squadra. Stesso Ragazzi cercato da Pappolla, viene però trovato. Allora Torun ha l'occasione di gestire questo possesso per la sua squadra. Picco apre il palleggio contro Pappolla, prova ad attaccarlo, tanto spazio. Arriva alla fine il fallo di Pappolla, il quinto, e dunque va dritto in lunetta Picco dopo questo fallo subito. Segna il primo Picco, 1:20 sul cronometro. Prova ancora qualche punto la Sam, sbaglia però il secondo Picco, rimbalzo di Bernasconi, duro colpo subito, ma nessun fallo. Nel frattempo Marchi a gioco fermo trova un altro canestro da lontano, questa volta però non vale. Rientra Manzambì in questo finale di partita, 1:16 ancora da giocare, 72-39 per la Fortitudo. La semifinale contro senza dubbio quella che è la migliore squadra del torneo fino a questo momento, ovvero la nazionale svizzera di categoria. 73-39, vedremo se ci sarà il tempo in questo finale per altri punti sia da una parte che dall'altra, mentre rinnovo l'invito a rimanere collegati per il proseguo del torneo. Prossima partita in calendario per questa terza giornata di Youth International Tournament targato San Massagno è la finale, terzo quarto posto per riguardo la categoria Under 14 programmata per le 16, ma probabilmente si inizierà poco dopo tra Zadar, squadra croata, e Lichterfelde, squadra invece tedesca, a seguire ancora successivamente più o meno verso le 5:30, sicuramente prima delle 6, la palla 2 della finale Under 14 tra Kastav, altra squadra croata, e Niners di Chemnitz, altra squadra tedesca. Dunque
finale, doppia sfida Croazia-Germania per quanto riguarda finale e finalina del torneo Under 14. In fondo Marchi dopo la palla recuperata e poi c'è il fallo di Azzani. E si cambia metà campo per i tiri liberi. Bernasconi in lunetta. Segna il primo. Secondo, non può andare fino in fondo con la palla in mano, la Fortitudo 75-41. Arriva il raddoppio sul portatore di palla, Alzani, gli alza il pallone per Ragazzi, tutto solo sotto canestro, punti numero 76-77 per la Fortitudo, che verosimilmente saranno anche gli ultimi. Può andare fino in fondo la Sam, che però si fa rubare il pallone. C'è l'ultima occasione con il fallo addirittura antisportivo di Bernasconi, ma questa volta mi trovo in totale disaccordo con gli arbitri, cerca di giocare il pallone, anzi con il massimo della sportività possibile. Bernasconi continua a giocare fino alla fine, cerca di andare stoppato su Marchi, lanciato in contropiede. Diversamente non poteva fare Bernasconi se non stendere un tappeto rosso a Marchi, al di là della situazione di punteggio e del tempo che rimane per concludere la partita. 10 secondi esatti, sbaglia il primo tiro libero Marchi. Vedremo se la Fortitudo andrà semplicemente a rimettere in gioco il pallone lasciando morire, come si dice in questi casi, il cronometro, ed è proprio uno di quei casi. Alzani va subito a rendere il pallone agli arbitri, scorre il tempo fino alla sirena finale, 78-41 è anche il punteggio con il quale termina questa partita, con il quale la Fortitudo Bologna si garantisce l'accesso alle semifinali del torneo di categoria Under 16. Dunque per il momento è tutto anche da Federico Lanella, rimanete collegati perché inizierà a breve la diretta della partita che, come anticipavo, vedrà coinvolti Zadar e Lichterfelde per la finale terzo e quarto posto del torneo Under 14. Per il momento un saluto, buon proseguimento sui canali di Swiss Basket con il torneo della San Massagno, ci ritroveremo più tardi con la finale Under 14.